parole che sembrano indicare soltanto cose, cose brutte, bruttissime, entità mostruose, che sembrano scolpite nella storia, immobili nel tempo, sempre uguali. E invece una volta quelle parole indicavano persone, individui, tutti diversi, ognuno con la propria storia ed il proprio destino. Una volta, per esempio, se dicevamo corleonesi, intendevamo gli abitanti di Corleone in provincia di Palermo. Adesso invece, quando usiamo quella parola, indichiamo soprattutto uno dei gruppi più potenti e sanguinari di Cosa Nostra, la mafia siciliana. E così anche per i casalesi, che dovrebbero essere soltanto gli abitanti di Casal di Principe, provincia di Caserta. E invece, con quel nome, casalesi, si indica di solito uno dei gruppi criminali più ricchi, potenti e pericolosi. Entità mostruose immobili nel tempo. E non importa se chi ne fa parte, a volte, non è nato né a Corleone né a Casal di Principe e magari da quei paesi non c'è neppure mai passato. Però è così, non è un'invenzione. La mafia della provincia di Caserta, la camorra dei casalesi, esiste e ha il significato orrendo che sappiamo. Per capire come è successo, bisogna ricominciare a pensare che dietro le parole ci sono le persone. Storie di persone che nel bene e nel male con quelle parole hanno avuto a che fare. Quelli che le hanno dato il significato negativo e quelli che invece si battono perché ritorni ad averne uno pulito. Per esempio, c'è un signore che si chiama Federico, Federico del Prete. Il signor Federico è nel suo ufficio, in via Baracca, nel centro di Casal di Principe. È già sera inoltrata, ma non importa, fa sempre tardi in ufficio il signor Federico. C'è molto da lavorare, perché dirige un piccolo sindacato, SNA si chiama, Sindacato Nazionale Autonomo Ambulanti, e non è così piccolo. Ha 3.000 iscritti, tutti venditori ambulanti della zona. C'è molto da lavorare, ma al signor Federico lavorare piace. Non è un lavoro facile, perché quella non è una zona facile. Ci sono i casalesi a Casal di Principe, ma non gli abitanti del paese. I casalesi come camorra. Il signor Federico è preoccupato. Il giorno dopo deve andare a testimoniare ad un processo contro un vigile urbano di Mondragone, un paese vicino, che è stato arrestato con l'accusa di essere l'esattore del pizzo del clan locale. Non è la prima volta che il signor Federico fa una denuncia di questo genere, contro il pizzo e contro le vessazioni che i venditori ambulanti nelle piazze e nei mercati subiscono dalla camorra. È preoccupato il signor Federico e anche un po' paura, però non è uno che si tira indietro e così andrà a testimoniare domani e intanto lavora fino a tardi, come sempre. Sta telefonando con in mano i conti delle tasse degli ambulanti da controllare quando si accorge di una cosa. C'è un uomo sulla porta dell'ufficio che lo guarda. Storie di persone. C'è un uomo che si chiama Francesco, Francesco Schiavone, è anche un soprannome che però non gli piace. Lo chiamano Sandokan per via della barba. Sandokan se ne sta immobile, in silenzio, e con lui stanno ferme altre persone, una donna, un uomo, due bambine piccole, immobili e in silenzio. Fuori da quella stanza, oltre un muro di granito che scorre su un binario e nasconde quel rifugio segreto di 3 stanze con bagno e cucina, c'è il resto della villa di via Salerno, vicino al centro di Casal di Principe. Ma ci sono anche altri uomini, 40 uomini armati in divisa, che lo stanno cercando da almeno 13 ore senza trovarlo. Sembra l'inizio di un film, sembra la battaglia di Algeri, di Gillo Pontecorvo, solo che l'uomo che sta nascosto dietro la parete non è un guerrigliero che combatte per la liberazione del suo popolo, come nel film. Anzi, è il contrario.
Quelli che vogliono liberarlo, il popolo, la gente, sono quegli uomini in divisa, gli agenti della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Mentre invece quello che lo opprime, il popolo, la gente, è proprio lui, Francesco Schiavone, detto Sandokan, uno dei capi della camorra dei Casalesi, che sfrutta e terrorizza tutta la zona. E poi c'è un altro uomo, giovane, ha 27 anni. Si chiama Roberto Saviano, è uno scrittore e ha scritto un libro che si intitola Gomorra e che sta avendo un grosso successo, soprattutto grazie al passaparola dei lettori. Roberto è sul palco, nella piazza principale di Casal di Principe, la piazza del mercato, perché c'è una manifestazione per la legalità e contro la camorra. Una cosa grossa. C'è anche il presidente della Camera Fausto Bertinotti. Tutti lì, nella terra della camorra dei Casalesi, di capi come Francesco Schiavone, Antonio Ioveni e Michele Zagaria. A parlare tocca allo scrittore, il suo libro parla di camorra, però ecco che a Roberto succede quello che succede agli scrittori quando si sentono dentro qualcosa che devono dire a tutti i costi, che devono raccontare. Sul palco forse succede qualcosa in me, almeno dico, che ha più a che fare con la pancia e con la testa, cioè mi va un po', come dire, il sangue agli occhi, ma perché vedo tanti ragazzi, studenti, scuole medie, divisi per sesso, tra l'altro, incredibile, tutti maschi da una parte e femmine dall'altra, tutti di lì in quelle zone, quindi insomma era facile immaginare il loro destino. E allora a un certo punto dico: Ioveni, Zagaria, Schiavone, non valete niente, andatevene, questa terra non vi appartiene. E dico ai ragazzi: pronunciate i loro nomi, vedete, si può fare. Ora, io sono stato anch'io adolescente, ovviamente. Pronunciare il nome di un boss mica ti mette in pericolo, la fesseria, ma è il rispetto di non pronunciare il suo nome in vano che porta a dire quello, lui, hai visto chi è passato, no? A non pronunciarlo mai. Non è che se dici Zagaria Michele o Schiavone Francesco lì a Corso Umberto a Casale o in Piazza Mercato, dove poi ho pronunciato quei nomi, cosa ti succede? Lui ti fa punire, ma per niente. È rispetto. È una specie di codice che ti passi, che con cui cresci, che è meglio certi nomi pronunciarli poco. La loro presenza è inutile evocarla quando non ce n'è bisogno. Allora io faccio questi nomi, dico questo e immediatamente sento il gelo. Il gelo. Perché siamo a Casal di Principe, la patria dei Casalesi, ma non la gente comune, la gente normale, la gente per bene che vive in paese. I Casalesi, la camorra, la mafia del casertano. Quando si dice camorra, viene subito in mente Napoli e i clan che si ammazzano nelle strade per il controllo dei quartieri della città. Secondigliano, Scampia, quartieri spagnoli, piazze di spaccio e strade del pizzo, dominate da una quarantina di gruppi, tra egemoni, emergenti e scissionisti, in un'anarchia violenta e sanguinaria. Oppure viene in mente Raffaele Cutolo, che negli anni 80 e 90 estende l'autorità della sua nuova camorra organizzata su quasi tutta la Campania, prima di essere sconfitto dai clan rivali, dall'azione delle forze dell'ordine e dalle rivelazioni dei pentiti. Ecco, i Casalesi, la camorra della provincia di Caserta, che ruota attorno ai paesi di Casal di Principe, San Cipriano e Casa Pesenna, sono un'altra cosa. Noi, per comodità, continuiamo a chiamarli camorra, ma loro, i Casalesi, sono mafia. In Campania, negli anni 70, ci sono due famiglie di camorra che sono talmente legate a Cosa Nostra per motivi di affari che la mafia siciliana le affilia tra gli uomini d'onore. Uno è il clan di Michele Zazza, che controlla il contrabbando di sigarette che arrivano al porto di Napoli. L'altra è la famiglia Nuvoletta, di Marano, vicino a Napoli, che controlla la provincia di Caserta. I fratelli Lorenzo, Angelo e Ciro Nuvoletta vengono punciuti e diventano uomini d'onore, legati prima a Stefano Bontade e poi anche ai Corleonesi.
Nella loro tenuta, una grande masseria a Poggio Vallesana, vicino a Marano, si nascondono gli latitanti di Cosa Nostra e ci sono riunioni con boss del calibro di Bontade, Riina e Pippo Calò. E a casa dei Nuvoletta vengono affiliati a Cosa Nostra siciliani latitanti o al soggiorno obbligato, come Gaspare Mutolo. Contrabbando di sigarette, estorsioni, grandi proprietà terriere con i tradizionali allevamenti di bufale, i fratelli Nuvoletta controllano gran parte della provincia di Caserta. Intanto però a Napoli è successo qualcosa. È arrivato Raffaele Cutolo. La nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo vuole estendere la sua egemonia su Napoli e su tutta la Campania. In ballo ci sono tanti soldi, soprattutto quelli della ricostruzione dopo il terremoto del 1980. Nasce la nuova famiglia che contro Raffaele Cutolo mette assieme boss come Carmine Alfieri e Umberto Ammaturo. Alleati alla nuova famiglia ci sono anche i Nuvoletta di Marano. Scoppia la guerra. 250 morti all'anno, 250, che tra il 1978 e il 1983 fanno almeno 1500 morti. Una guerra. Tra gli uomini dei Nuvoletta che combattono contro Cutolo e i suoi, ce n'è uno in particolare. Si chiama Antonio Bardellino. La vera storia dei casalesi, della mafia della provincia di Caserta, comincia con lui. Anche Antonio Bardellino è un mafioso, affiliato a Cosa Nostra. Lo hanno iniziato nella masseria dei Nuvoletta, alla presenza di boss di Cosa Nostra come Saro Ricobono. Punciuta sul dito, santina da tenere tra le mani finché non è bruciata del tutto, le parole del giuramento. Amicizie importanti, come Stefano Bontade, Gaetano Badalamenti e anche il boss dei due mondi, Tommaso Buscetta. Ne ha fatta di carriera Antonio Bardellino, da quando era soltanto un rapinatore di San Cipriano che fermava i tir per la strada. Adesso, dopo la progressiva sconfitta di Raffaele Cutolo e della sua nuova camorra organizzata che si ritira dalla provincia, chi decide, assieme ai Nuvoletta, è lui. Bardellino ha avuto un ruolo straordinario nella storia della camorra e della criminalità perché è il primo imprenditore di camorra che fa investimenti nel Sud America, ha un contatto con i grandi trafficanti della droga, fa primi investimenti in Spagna, eppure anche il suo profilo, che è un profilo importantissimo nella camorra, è un profilo sconosciuto fino ad un certo periodo. Soldi, investimenti, capacità imprenditoriale e silenzio. Sono i due elementi principali della nostra storia, la storia dei casalesi, la mafia della provincia di Caserta. Una mafia di cui nessuno sembra accorgersene in quel momento e anche dopo. Anche se quella mafia, in quel momento e anche dopo, di rumore ne fa parecchio. Passava a affacciarmi dal balcone. Cioè, dal balcone mio ho visto 4 autobombe sotto casa, incendi, sparatorie. Quindi nasceva dal contrassedire, accade tutto questo, come scrivo nel libro, c'è una bomba la notte, il suono, boom, uno si sveglia, il terrore, dice cavolo, domani mattina sono sui giornali, parleranno, hanno messo una bomba, ha svegliato 30.000 persone, ne parlano tutti quanti, invece c'è il silenzio. Quando si comincia a parlare di un avvenimento tale, dopo 10 bombe, però che cosa succede? Che dopo 10 bombe qualcuno ha stabilito un intero impero, un intero controllo in questo momento qua. Soldi e silenzio, ricordiamocelo, perché ne parleremo ancora dopo. Soldi, silenzio e sangue. Antonio Bardellino può contare su un gruppo di fuoco di qualche centinaio di uomini. Quasi tutti di là. Casal di Principe, Casa Pesenna, San Cipriano. Gente come Mario Iovine, che rapinava i tir assieme a lui e che adesso è diventato il suo braccio destro. Come Raffaele Diana. Come i fratelli Antonio e Paride Salsiglio. E poi due giovani di Casal di Principe, Francesco Schiavone, detto Sandokan per via della barba, e Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte.
Antonio Bardellino non ha soltanto un gruppo di giovani pronti a sparare, ha anche buoni agganci con la politica locale. Suo fratello Ernesto, per esempio, diventa sindaco del paese di San Cipriano col Partito Socialista. Non è facile fare politica, politica onestamente, in un contesto del genere. Avevamo percepito che la camorra stava avanzando e avanzava nella sostanziale impunità. Man mano la camorra metteva le mani su tutti i comparti della vita sociale e economica, metteva più radici, diveniva un mostro e lo Stato non la contrastava. Il clan dei Casalesi è potuto divenire quello che è oggi perché non fu contrastato a suo tempo. Non solo non fu contrastato, ma talvolta fu anche assecondato e fu anche agevolato da alcune collusioni. Antonio Bardellino è il boss dei Casalesi. Ha una villa principesca a San Cipriano, ma non ci resta molto, perché viaggia sempre. Sud America, Brasile, Spagna, prima come sedicente imprenditore, poi come latitante, quando si capisce il suo spessore criminale. Uno così non può stare sotto gli altri, e gli altri non si fidano a stare accanto a lui. Gli altri, in questo caso, sono i fratelli Nuvoletta e i clan loro alleati, come la famiglia Giunta di Torre Annunziata. Nella mafia c'è un solo modo per risolvere timori, contrasti e mancanza di fiducia: ammazzare. E così, dopo quella contro la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, nella provincia di Caserta scoppia un'altra guerra. Il mio primo omicidio è avvenuto nell'estate dell'84, subito dopo la mia uscita dal carcere, anzi dall'OPG di Pozzo di Cotto, in provincia di Messina. È stata una friata al clan di Nuvoletta, che era un clan contro di noi, e è avvenuto in un paese attaccato a Trento, alla 200 praticamente. E quello è stato il mio primo omicidio. Dopo quell'omicidio, chiaramente, io ho prestato il giuramento a Casal di Principe. Bardellino e i suoi casalesi sono i più forti. Nel giugno del 1984, 14 uomini armati e mascherati sfondano il cancello e fanno irruzione nella masseria dei Nuvoletta di Poggio Vallesana. Nella masseria c'è uno dei fratelli Nuvoletta, Ciro, che cerca di scappare, ma lo inseguono fino alla strada. Gli sparano nella schiena con un fucile e poi lo finiscono con un colpo di pistola. Ciro Nuvoletta non è l'unico a morire in quel giorno. C'è un ragazzo che si chiama Salvatore Squillace e che ha 16 anni. Non c'entra niente con la camorra. È solo un ragazzo di 16 anni che si trova a passare per caso da quelle parti, ma si imbatte negli uomini di Bardellino che escono sparando e viene ucciso da un proiettile vagante. Poi, qualche mese dopo, nell'agosto del 1984, gli uomini di Bardellino assestano il secondo colpo. Nascosti dentro un pullman di turisti, 15 uomini di Bardellino si avvicinano al circolo dei pescatori di Torre Annunziata, dove c'è un battesimo, al quale partecipano molti del clan Giunta. Gli uomini di Bardellino saltano fuori con le armi e i giubbotti antiproiettile e si mettono a sparare. Per terra restano 104 bossoli e 8 morti. Più 7 feriti, tra cui gente che non c'entra niente, come una bambina di 8 anni. Una strage, la strage del circolo dei pescatori. È durato molto? Sì, perché io a terra sentivo sempre bum, 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 sempre sparare. Antonio Bardellino vince anche questa guerra. Il clan dei Nuvoletta è costretto a farsi da parte, pagando anche una specie di pegno per la pace. Di solito avviene così, nei gruppi mafiosi, nei gruppi soprattutto camorristici, si dà la testa di qualcuno pericoloso, quindi o lo si fa arrestare o lo si fa uccidere addirittura. Uno dei prezzi della pace tra i Giunta Nuvoletta e gli Alfieri Bardellino fu la testa di Valentino Giunta, allora latitante. Valentino Giunta stava conducendo la sua latitanza a Marano, quindi nella zona di Nuvoletta, fu arrestato proprio lì dopo la latitanza. C'è un giornalista del Mattino che si chiama Giancarlo Siani. Siani è bravo, è uno che ama il suo lavoro e lo fa con passione. Scrive di quello che succede a Torre Annunziata, articoli scomodi ma veri, che parlano di rapporti tra politica e criminalità organizzata. È bravo Giancarlo Siani, sa leggere bene quello che succede dalle sue parti, anche troppo per qualcuno.
Giancarlo Siani scrisse un articolo storico, anche da fonti giudiziarie all'epoca, e ipotizzò una delle strade investigative su questo arresto, cioè disse che poteva essere l'arresto di Giunta il prezzo che era stato pagato alla pace con Bardellino e con Alfieri da parte del gruppo Nuvoletta, e quindi in cambio lui aveva fatto arrestare sul suo territorio, magari con una soffiata, Giunta. Scrivendo questo, Giancarlo Siani aveva praticamente dato dell'infame a Lorenzo Nuvoletta. Ci fu una riunione nella masseria di Marano e fu deciso l'omicidio di Giancarlo Siani. 23 ottobre 1985, ore 21. Giancarlo Siani sta parcheggiando la sua piccola Meari sotto casa sua, al Vomero, quando due uomini che lo stavano aspettando indisturbati da tempo si avvicinano, tirano fuori le pistole e gli sparano. Giancarlo Siani non è l'unica vittima innocente di quei tempi di guerra. Prima c'era stato un carabiniere di Marano che si chiama Salvatore Nuvoletta. Non c'entra niente con il clan Nuvoletta, è un cognome molto diffuso da quelle parti. Salvatore è soltanto un carabiniere di 20 anni. Quel giorno, è il 2 luglio del 1982, se ne sta davanti al negozio dei genitori a giocare con un bambino. Poi, all'improvviso, Salvatore si sente chiamare per nome e cognome a voce alta. Non c'entra niente con la camorra, Salvatore, ma è comunque di quelle parti ed è un carabiniere e sa che cosa può succedere quando qualcuno ti chiama così. Fa appena in tempo a spingere via il bambino che due uomini gli scaricano addosso due 357 Magnum caricate a proiettili esplosivi. Perché? Perché l'hanno ammazzato così? C'è stato un conflitto a fuoco poco tempo prima con i carabinieri e Mario Schiavone, detto Menelik, cugino di Sandokan, è rimasto ucciso. I casalesi vogliono la testa di chi ha ucciso Menelik. C'è questo Salvatore Nuvoletta, questo carabiniere, che non c'entra niente, perché tra l'altro quando c'è stato il conflitto a fuoco era anche fuori servizio. Però è il più giovane e il meno protetto. E allora qualcuno fa il suo nome e Salvatore viene ammazzato. I casalesi non si fanno specie, non si fanno problemi ad uccidere per dare avvertimenti in maniera trasversale. Una delle vittime illustri è il fratello del giudice imposimato agli inizi degli anni Ottanta, che fu un favore fatto proprio alla mafia siciliana per dare un avvertimento al giudice che stava indagando a Roma proprio sui rapporti tra la banda della Magliana e la mafia siciliana. E poi ci sono gli uomini delle forze dell'ordine, come i carabinieri Carmelo Ganci e Luciano Pignatelli, e anche 10 agenti di polizia penitenziaria, in servizio presso le carceri di Poggio Reale e Santa Maria Capua a Vetere, come Ignazio De Florio, ucciso nello stesso giorno di Franco Imposimato. Alla fine Antonio Bardellino e i suoi uomini si ritrovano padroni della provincia di Caserta. Padroni di quello che è cominciato ad essere l'impero dei casalesi. Un impero in piena espansione, soprattutto dal punto di vista economico. Antonio Bardellino era un uomo che aveva un grosso seguito e una grande intelligenza economica. Ed infatti fu proprio con la sua direzione che l'organizzazione cominciò a prosperare, infiltrandosi negli appalti pubblici, controllando i comuni e controllando il mercato del calcestruzzo, quello delle cave, quello degli inerti. Fu una vera e propria esplosione economica quella che l'organizzazione ebbe nel periodo in cui Bardellino la guidò. Ci sono un sacco di soldi in ballo, ci sono tanti lavori da fare nella provincia di Caserta, lavori utili che servono allo sviluppo del territorio, soprattutto dopo il terremoto del 1980. C'è la superstrada che da Nola va a Villa Literno da mettere a posto, c'è il raccordo dell'autostrada Roma-Napoli da costruire, ci sono appalti pubblici per quasi 250 miliardi di lire, si comincia a parlare dell'alta velocità. E poi c'è un lavoro enorme, la sistemazione dei 320 chilometri degli argini del canale dei Regi Lagni, un'opera di bonifica che risale al tempo dei Borboni, un affare da quasi 500 miliardi di lire.
Grazie al controllo del territorio, alle intimidazioni dirette, alla corruzione e ai rapporti con la politica, Antonio Bardellino e i suoi mettono le mani dappertutto. Fanno i soldi in due modi, chiedendo il pizzo alle ditte che fanno i lavori, il 10% per gli appalti che riguardano le strade e il 5% per quelli che riguardano l'edilizia. Ma soprattutto se li prendono loro gli appalti, perché quando si costruisce qualcosa c'è bisogno di una serie di ditte che lavorano sul posto, per il movimento terra, scavare con le ruspe per esempio, oppure per i materiali da costruzione, come il calcestruzzo, che deve essere fatto sul posto, perché bisogna usarlo entro un paio d'ore. Crearono quindi tre consorzi, uno per il cemento, uno per gli inerti, uno per gli altri materiali da costruzione, in cui tutti gli imprenditori che volevano operare in questo settore dovevano aderire di fatto a questo consorzio. Chi non vi aderiva veniva costretto o a uscire dal mercato oppure veniva eliminato fisicamente. Le ditte pulite, quelle che hanno la certificazione antimafia a posto, come quelle del Nord per esempio, vincono gli appalti, ma poi sono costrette a subappaltare alle ditte dei casalesi, e al prezzo che vogliono loro, naturalmente. È quello che succede, per esempio, per l'appalto del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che viene vinto da una grossa ditta del Nord, specializzata in edilizia pubblica. L'appalto del carcere viene vinto da una grossa ditta di Parma. Appena arrivato sul posto, il dirigente della ditta di Parma non solo viene preso a schiaffi soggetti appartenenti all'organizzazione, perché non capisce subito con chi sta parlando, ma la sera dopo viene messo in macchina, viene fatto girare per le campagne del Lago Ravestano e viene portato davanti a Francesco Bidognetti. E gli viene detto, con sua, penso, insomma, certa quota di stupore, gli viene detto non solo chi deve fornire tutti i materiali, di completamento della casa circondariale, il ferro, le porte, i bagni, verrebbe a dire le chiavi. Per fare questo però, per decidere chi, come e a quanto deve lavorare nella provincia di Caserta, ci vuole un controllo capillare del territorio. Ci vuole gente che sappia subito appena si apre un cantiere da qualche parte e anche appena un comune o un'amministrazione vuole lanciare un appalto. E soprattutto in grado di controllarlo. Insomma, ci vogliono sindaci, assessori e amministratori compiacenti o collusi, per amore o per forza. Nell'arco di poco tempo, man mano la camorra comincia a decidere non solo da chi farsi rappresentare, ma comincia a imporre sindaci, assessori, amministratori nelle aziende sanitarie. Nel 1979 c'è la prima formazione di una lista civica supportata e voluta da Iovine a Casal dei Principi. Amministratori compiacenti, direttori di banca compiacenti, in grado di ricevere fiumi di denaro senza fare domande, e poi ditte e imprese per riciclarli. Colletti bianchi, non soltanto soldati in grado di sparare, ma imprenditori in grado di fare soldi. Eravamo deboli perché non c'era una presa di coscienza nella popolazione che aveva un ritardo nella percezione della presenza della camorra in modo capillare. Spesso ci sentivamo obiettare, ma che ci interessa? C'è una parte di attività criminali, come in tante altre parti d'Italia e del mondo, ma lì stava avvenendo qualcosa di originale, di più allarmante. Antonio Bardellino è al vertice dei vari clan che reggono l'impero dei casalesi. Però ci sono anche gli altri, quelli che sanno sparare, quelli che fanno fatica a rispettare la sua autorità come lui non rispettava quella dei Nuvoletta. Ci sono questi giovani che stanno crescendo. C'è Francesco Bidognetti, c'è Francesco Schiavone, Sandokan, c'è un altro giovane che sta crescendo, Michele Zagaria, c'è Enzo De Falco, detto Ulupo, e c'è anche il braccio destro di Bardellino, Mario Iovine. C'è una cosa che non torna. Antonio Bardellino fa un sacco di soldi con le ditte dei casalesi o con le sue, ma poi li porta fuori all'estero, in Sud America e in Brasile, per investirli nel traffico degli stupefacenti. E infatti è là che vive, all'estero. Delega tutto ai fratelli e ai nipoti e vive in Brasile e non nel suo territorio. E questa è una cosa che nessun capo, né di Cosa Nostra né della Camorra, ha fatto mai. Un boss certe cose le sente e Antonio Bardellino non è diventato il capo dei casalesi così per caso.
Allora, verso la fine del 1987, lascia il Brasile per tornare a San Cipriano. Deve mettere a posto un po' di cose, che significa una cosa ben precisa: ammazzare un po' di gente. Mario Iovine, il braccio destro di Bardellino, ha un fratello che si chiama Domenico. Non si comporta bene Domenico, ogni tanto parla con i carabinieri. Così, un giorno di gennaio del 1988, alle 10 del mattino, la macchina con a bordo Domenico Iovine e il suo guardaspalle viene affiancata lungo la statale Domiziana da un'auto con a bordo un gruppo di fuoco dei casalesi che cominciano a sparare. Domenico Iovine viene ucciso con 5 colpi caricati a pallettoni. È un segnale dato a Mario Iovine e a tutti gli altri guaglioni della famiglia dei Casalesi. Sono loro che non ci stanno. Si decise a quel punto di uccidere Bardellino Antonio. Questo stiamo parlando dell'88. Io non ero a corrente tutti i giorni, anche perché io ero agli arresti domiciliari, però tutti i giorni uscivo da casa tranquillamente perché i controlli non c'erano e mi incontravo con De Falco. Chiaramente ci mettevamo a corrente di quello che doveva succedere. Antonio Bardellino è tornato in Brasile ed è là che Mario Iovine lo contatta. Antonio Bardellino però non si fida e così il 26 maggio del 1988 gli dà un appuntamento a Búzios, che sta a un centinaio di chilometri da Rio de Janeiro, e lo aspetta là. Noi aspettavamo la notizia che Iovine e Mario telefonassero a Brasile e dire tutto a posto, Tonino è morto, potete andare avanti a uccidere i nipoti. La morte di Antonio Bardellino resta un mistero. Secondo le dichiarazioni dei pentiti, sarebbe stato Mario Iovine ad ucciderlo, a martellate, dopo che Bardellino aveva trovato la pistola che lui aveva nascosto in casa per sparargli. Poi Iovine lo aveva sepolto su una spiaggia, in un luogo che però non è mai stato trovato. Per qualcun altro, invece, Antonio Bardellino sarebbe ancora vivo. Si è messo d'accordo con Iovine e i Casalesi e si è ritirato. Qualunque cosa sia successa, la telefonata di Mario Iovine agli uomini che stanno aspettando a Casal di Principe arriva e comincia un'altra mattanza. Da lì nasce una catena di sangue che dura un paio d'anni e che ha degli episodi di straordinaria violenza militare. Pensate che nel dicembre del 1988, davanti a una bisca di Casa Pesenna, in un conflitto a fuoco tra le persone fidate di Bardellino che cercavano di resistere all'offensiva e le persone che attualmente sono poi i dirigenti, diciamo così, dell'attuale grande Casalesi, vengono esplosi qualcosa come 140-150 colpi di armi automatiche, no? Il doppio di quelle che si trovarono sul selciato di Via Fani, insomma, per capirci. Attenzione, di nuovo il silenzio. Episodi che farebbero accorrere i reporter di tutto il mondo e che invece finiscono nelle pagine di cronaca delle edizioni locali. E invece, a Casal di Principe, in tutta la provincia di Caserta, c'è la guerra. I casalesi agiscono in fretta. Il primo ad essere ucciso è Paride Salzillo, uno dei nipoti di Antonio Bardellino. Senza sapere quello che è successo a Antonio Bardellino in Brasile, Paride Salzillo va ad un appuntamento. Si ritrova di fronte Francesco Schiavone, Sandokan e i suoi uomini. Gli tolgono la pistola, gli dicono che Bardellino è morto e che adesso tocca a lui. Così Salzillo va a sedersi su una sedia e si lascia strangolare, praticamente senza reagire. Poi si andò avanti a distruggere tutta la famiglia di Bardellino. Io stesso ho fatto degli omicidi all'interno del gruppo di Bardellino, del nipote Antonio, che ormai era staccato dal gruppo dei Casalesi. E poi ci fu la cosiddetta strage di Casa Pesenna, dove noi ci avevamo infiltrato all'interno del gruppo di Salzillo Antonio, che era il nipote di Bardellino, e si organizzò questa imboscata. Agli uomini di Antonio Salzillo, l'altro nipote di Bardellino, l'unico in grado di organizzare una reazione, è arrivata una soffiata. Raffaele Diana, uno degli uomini di Sandokan, sta giocando in una bisca a Casa Pesenna. È
È una trappola. Raffaele Diana fa soltanto da esca. E così, quando Antonio Salzillo arriva con i suoi uomini, ci sono anche quelli degli altri e scoppia un conflitto a fuoco. Antonio Salzillo si salva e scappa in Svizzera. Ma quella sera, la sera del 17 dicembre 1988, a Casa Pesenna c'è il Far West. E non soltanto là. A San Cipriano e a Casal di Principe, un corteo armato, in auto, sfila lungo i corsi delle cittadine, fin sotto casa di Bardellino. È il segno evidente di una trasformazione quasi da paese sudamericano di quei territori in cui la Camorra poteva agire indisturbata fino al punto tale da tenere un corteo armato. La guerra si conclude con la fuga degli ultimi familiari di Antonio Bardellino. La camorra della provincia di Caserta passa nelle mani di Mario Iovine, che sta a capo di una specie di direttorio formato da Sandokan, Francesco Bidognetti e Enzo De Falco. Però Mario Iovine l'autorità per tenerli tutti sotto controllo non ce l'ha. Lui non è Antonio Bardellino. Anzi, ha un sacco di problemi anche lui. Intanto ha un problema con la cocaina e poi, come Bardellino, fa l'errore di spostare tutti i suoi affari all'estero. No, l'autorità di tenere tutti sotto controllo, Mario Iovine, proprio non ce l'ha. Sandokan e Francesco Bidognetti sono in carcere. Vengono arrestati dai carabinieri grazie a una soffiata mentre si stavano incontrando in casa dell'ex vice sindaco e assessore alle finanze di Casal di Principe. Ma non importa. Comandano anche dal carcere senza problema e decidono che Enzo De Falco non è affidabile e deve essere eliminato. Magari è stato proprio lui a fare la soffiata ai carabinieri che li ha fatti finire dentro. Non sarebbe la prima volta che succedono certe cose nella camorra, lo abbiamo già visto. De Falco in qualche modo era l'imprenditore del clan, l'uomo di riferimento, e questo preoccupava Schiavone e Bidognetti circa il fatto che egli poteva utilizzare tutta una serie di rapporti anche a danno degli altri due compari. Nel febbraio del 91, verso le 7 di sera, Enzo De Falco è nella sua auto a Casal di Principe. All'altezza di Corso Garibaldi viene affiancato da un'altra auto con a bordo due killer dei casalesi. Enzo De Falco viene investito da una raffica di Kalashnikov e muore sul colpo. È l'inizio di una nuova guerra. Il fratello di De Falco, Nunzio, cerca di reagire e se la prende con Mario Iovine, che se ne sta in Portogallo e non ha tenuto a freno gli altri. Assolda un gruppo di killer spagnoli che lo sorprendono a Cascais, dove vive, in una cabina telefonica mentre sta telefonando, e lo uccidono nel marzo del 1991. È guerra. Gli uomini di De Falco da una parte e quelli di Sandokan e Bidognetti dall'altra si scontrano quasi tutti i giorni tra Casa Pesenna, Casal di Principe e San Cipriano, lasciando a terra decine di morti e non soltanto soldati di Camorra. Il 19 marzo 1995 sono le 7:30 di mattina e Don Peppino è in sagrestia a prepararsi per la messa. Poco prima ha festeggiato il suo onomastico assieme ad un gruppo di amici, tanti amici, perché se la camorra gli vuole male, c'è tanta gente che invece gli vuole bene, per il suo impegno e per il suo coraggio. Ha scritto un appello contro quella che chiama la dittatura armata della camorra, che si intitola Per amore del mio popolo. Quella mattina del 19 marzo, appena fuori dalla sagrestia, Don Peppino si trova di fronte un uomo. È un killer di Nunzio De Falco. Ha in mano una Browning semiautomatica. La punta su Don Peppino e gli spara 4 colpi in testa. Quando succede così, quando viene ucciso qualcuno che si batte contro la dittatura armata delle mafie, che sia in Calabria, in Sicilia o in Campania, che sia un uomo dello Stato o un cittadino per bene, succede sempre la stessa cosa. C'è il dolore della gente per bene, c'è lo Stato che si costerna, si indigna e si impegna, come nella canzone Don Raffaè di Fabrizio De André.
E poi, inevitabilmente, inizia la campagna di diffamazione per sminuire chi è stato appena ucciso. Ma non è vero. E chi pubblica certe menzogne diventa, in un modo o nell'altro, strumento di quella dittatura armata che ha ucciso Don Peppino, che è stato ammazzato perché dava fastidio, e forse anche per un altro motivo, molto più sottile. Venne però scelto come obiettivo, e questo credo che sta a dimostrare quale sia la strategia delle organizzazioni casalesi, non tanto per le omelie che faceva, quanto piuttosto perché, uccidendo un uomo come Don Giuseppe Diana, si sarebbe richiamato in forza l'intervento dello Stato, e questo avrebbe ostacolato l'evoluzione, lo sviluppo dei traffici illeciti e delle infiltrazioni nell'economia legale dei casalesi. E sostanzialmente finiva per essere lo strumento attraverso il quale i De Falco si vendicavano nei confronti degli Schiavone. Alla fine la guerra la vincono Sandokan e Bidognetti. Ammazzano Giuseppe De Falco, fratello di Nunzio. Ammazzano l'avvocato Aldo Scalzone, che è il consigliere politico dei De Falco. Ammazzano il principale killer della famiglia. Ammazzano anche Liano Diana, che è soltanto il fidanzato di una figlia dei De Falco. Alla fine Nunzio De Falco scappa in Spagna e si ritira dagli affari. A capo della camorra della provincia di Caserta, a capo dei casalesi, restano adesso Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte, e soprattutto Francesco Schiavone, detto Sandokan. E sotto di loro Michele Zagaria, detto Capastorta, Antonio Iovine, detto Ninno, e poi Dario De Simone. Insieme reggono quella che è una federazione di famiglie, la mafia dei casalesi, molto diversa, lo abbiamo visto, dalla camorra napoletana. Per capire come funziona il clan dei casalesi bisogna avere come riferimento non la camorra di Scampia, rumorosa, chiassosa, molto violenta, ma Cosa Nostra. Cosa Nostra che nel corso degli anni ha posto la sua attenzione di autotutela su due aspetti fondamentali: quello del controllo dei processi e quello dell'occultamento dei proventi delle attività illecite che svolgeva. Quindi riciclaggio di denaro, investimenti in attività apparentemente pulite, trasferimenti di denari all'estero, così da poter tutelare la sopravvivenza stessa dell'organizzazione, a prescindere dalle singole persone. Il clan dei casalesi si è mosso lungo la stessa strada. Prima, durante e dopo la guerra, il clan dei casalesi continua a occuparsi dei suoi affari. Continua a fare soldi, non soltanto con le attività illegali, con le estorsioni sugli appalti e la gestione delle società direttamente controllate, non soltanto con il calcestruzzo ed il cemento. I casalesi fanno i soldi con l'agricoltura, ma non con quella normale, non con i prodotti della terra, di una terra fertile e ricca come la Campania. I casalesi fanno i soldi con l'agricoltura fantasma. C'è un'azienda di Stato che si chiama AIMA e che si occupa di ritirare i prodotti agricoli in eccedenza, pagandoli con soldi pubblici, per sostenere l'agricoltura. Ai centri di raccolta AIMA controllati dai casalesi arrivano ogni anno tonnellate di prodotti non venduti. Ma non è vero, è frutta marcia, oppure sono carichi di sassi, oppure soltanto un numero scritto su un foglio a cui non corrisponde niente. Un affare da centinaia di milioni di lire per ogni punto di raccolta. I casalesi fanno i soldi con la distribuzione dei prodotti, che controllano quasi interamente. Nei bar, nei ristoranti, negli alberghi, nelle mense, si possono comprare e usare soltanto i prodotti che vogliono loro.
Le mozzarelle di bufala prodotte dalle masserie dei Casalesi, per esempio. Anche quelle che pascolano sulle discariche abusive. O quelle che si ammalano di brucellosi, che dovrebbero essere abbattute, e invece al loro posto vengono uccisi animali che vengono dalle tenute dei clan in Romania. Fanno i soldi i Casalesi. Trasformano in oro tutto quello che toccano. Anche l'immondizia, anche i rifiuti, soprattutto quelli tossici. Il clan dei Casalesi, per qualcuno che non lo sa, è entrato nel business dei rifiuti tra l'89 e il 90. In quell'epoca noi sapemmo, capivamo, ci hanno fatto capire gli imprenditori il business della immondizia. Prima di quel giorno non sapevamo niente. Non sapevamo che con la immondizia si potevano fare tanti soldi. Ci sono i rifiuti solidi urbani, la normale spazzatura di tutte le città d'Italia, ma soprattutto ci sono i veleni che producono le fabbriche del nord e i rifiuti speciali, quelli ospedalieri, quelli tossici, quelli contaminati da sostanze radioattive. La Camorra a un certo punto capisce che può gestire autonomamente quello che era un servizio fino a quel momento, fatto in compartecipazione, e si pone sul mercato in maniera autonoma soprattutto per lo smaltimento dei rifiuti tossici, che sono rifiuti industriali altamente pericolosi, anche radioattivi. Tra i primi a capire l'affare c'è Francesco Bidognetti, Cicciotto e Mezzanotte. Mette assieme un consorzio di smaltimento che si chiama Ecologia 89, seguito a ruota dagli altri, Michele Zagaria e Antonio Iovine. Assieme ad imprenditori, gestori di discariche, come Gaetano Vassallo, si danno da fare per procurarsi le immondizie delle industrie del nord. I rifiuti che arrivavano da noi, principalmente, arrivavano dal nord. Arrivavano dai depuratori toscani, Brescia, erano fabbriche industriali di vernici, erano le lavanderie industriali, le concerie, e arrivava di tutto. Io sono stato molte volte sulle discariche, cioè, era una roba allucinante veramente. Ci stanno delle cave di sabbia da noi, profonde 400-500 metri, sul litorale Domizio, tra Castel Volturno e anche Cancello Annone. Là sono state scaricate di tutto, insomma, di tutto e di più. Addirittura i contadini gli dicevano che quella era fertilizzante, quella era bollante, e i rifiuti dei fanghi dei depuratori, bruciava tutto. Infatti, se andiamo in quella zona non cresce più niente, è una puzza che non ci si può stare. È un grosso affare per le ditte del nord. Smaltire un chilo di rifiuti speciali verrà a costare, prezzi del 2006, dai 21 ai 60 centesimi di euro al chilo. I Casalesi fanno la stessa operazione per 9-10 centesimi di euro al chilo. È un grosso affare, è un affare criminale. Ci sono talmente tanti soldi in ballo che a un certo punto ad Antonio Iovine viene in mente di chiedere il pizzo alle ditte che smaltiscono i rifiuti. Ma sono loro, i Casalesi, quelle ditte. E gli viene fatto notare che la camorra sulla camorra non si può fare. All'inizio i rifiuti vengono sepolti di nascosto nelle discariche ufficiali, ma si capisce che presto si intaseranno e quindi qualcuno scoprirà quello che sta succedendo. Allora si aprono discariche abusive nella zona compresa tra Parete e Villa Literno. Si scava nei campi, si riempiono i fossati, si usano le cave aperte per i lavori. Anche le strade servono a ricoprire tonnellate di rifiuti. In fondo i Casalesi hanno un controllo quasi totale del territorio e si comportano come davvero fosse loro. E come se potessero fare quello che vogliono dei 2639 chilometri quadrati della provincia di Caserta, anche avvelenarli. E non soltanto la terra. Dal 1989, da quando i Casalesi cominciano ad avvelenare massicciamente il territorio, nella provincia di Caserta il numero delle persone che muore per tumori legati all'inquinamento aumenta in maniera incredibile. Lo vede quel pino? Sotto quel pino spesso e volentieri ci hanno detto di atterrare i rifiuti. Abbiamo atterrato i rifiuti insieme ad altri colleghi. Che tipo di rifiuti? Solidi, liquidi, urbani, rifiuti pericolosi per il popolo e dannosi per la salute. Sta dicendo che questa è una discarica abusiva? È una discarica più che abusiva. Perché è questo quello che fanno le mafie, Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Camorra, anche i Casalesi. Non producono lavoro, lo rubano agli altri con gli appalti truccati, rubano i soldi della gente con i costi gonfiati dei lavori pubblici, rovinano la reputazione di chi laggiù sa coltivare bene la terra e produrre ottimo latte di bufala, avvelenano tutto con i rifiuti tossici, perché sono imprenditori, sì, ma imprenditori criminali,
e il loro compito è fare soldi a tutti i costi. Una presenza sul territorio testimoniata anche da uno sfoggio di ricchezza e di potenza, come per le ville dei capi clan, enormi, lussuose, hollywoodiane. Come la villa di Walter Schiavone, quasi completamente distrutta poco prima di essere sequestrata dalle autorità. Una villa da 5 miliardi di lire, tre piani di colonne in stile neoclassico, pavimenti in marmo nero, piscine, un po' come la casa di Tony Montana, il boss del film Scarface, interpretato da Al Pacino. Perché tutto quello che i casalesi fanno non è possibile senza un capillare e quasi totale controllo del territorio. I nostri paesi di quella zona, in quell'area, vengono monitorati minuto per minuto, metro per metro, più delle forze dell'ordine. Perché tutti ti portano le notizie, tu sai tutto di tutti, tu non ti puoi spostare. Se tu domani mattina, faccio un esempio, una persona in Medellin compra 30 ettari di terra, noi lo sappiamo, è successo. Lo dico come esperienza personale. Io quando ho chiamato l'imprenditore, ho detto, ma te hai comprato quasi alle convite della provincia di Caserta, hai comprato 100 ettari di terra. Dice, come fate a saperlo? Non lo sa nessuno, lo sappiamo io, il notaio, il proprietario. È così, è come un imprenditore da noi, negli anni 70 si mettevano le bombe per far pagare i soldi, no? Dopo gli anni 70, era un fatto assunto, un principio già scontato, che ogni imprenditore che arrivava, prima di mettere la prima ambennata a terra dello scavatore, veniva a mettersi a posto. Dice, io ci ho il suo lavoro, è così, quando devo cacciare, questo, posto, sì. E questa è la pericolosità di un clan mafioso. Quando si spara, significa che c'è qualche difficoltà. Quando tu, la gente ti porta i soldi senza che tu lo minacci, e senza che tu, o con la pistola o con le parole, significa che sei sotto un principio, quindi è tutto marcio. È come un lago di rifiuti, quando più lo muovi più puzza. Controllo del territorio, che significa anche necessariamente un rapporto molto stretto con la politica, soprattutto quella locale. E anche questa è una cosa che differenzia la mafia dei casalesi dalla camorra napoletana. Il clan dei casalesi è sempre stato molto attento a quello che accadeva nella politica. Non è un caso che il fratello di Bardellino è stato per lunghi anni, persino lui personalmente sindaco, e c'è questo episodio che viene raccontato di una sua possibile candidatura al Senato che fu stoppata dai vertici dell'allora Partito Socialista. Membri delle famiglie del clan dei Casalesi diventano sindaci, assessori, membri dei consigli comunali. Ci sono riunioni di capi clan che si tengono in casa di politici locali, come Gaetano Corvino, vice sindaco di Casal di Principe, che viene scoperto dalla polizia ad ospitare Sandokan e Francesco Bidognetti. Ci sono i seggi presidiati dai soldati del clan nei giorni delle elezioni. La politica serve ad ottenere gli appalti, serve a fare i giochi di prestigio con i rifiuti, serve ad evitare i controlli sui cantieri e nelle discariche. Le organizzazioni malavitose, come la nostra o qualsiasi altra organizzazione, non hanno ragione di esistere se queste organizzazioni non hanno ramificazione nel tessuto sociale, politica, imprenditore, forze dell'ordine. Erano imprenditori nostri, politici, locali, che poi si parlava con i politici che erano nello Stato centrale. Se non hai questi agganci, tu non hai ragione di esistere. Io posso sparare, a noi ci interessa più che altro, non tanto la politica, a noi ci interessa più i lavori. Noi ci interessano i politici che riuscivano a portare dei lavori nella nostra zona, a prendere i soldi, insomma, di politica. Non è che è chiaro che poi tutte le non c'era nella provincia di Caserta, non c'è un'amministrazione dove non ci sta l'infiltrazione. Sfido chiunque dire che là non c'è infiltrazione, neanche nell'ultimo paese della provincia di Caserta. C'è tutte le parti, perché così. Già nel 1995 i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose nella provincia di Caserta erano 14, che arriveranno a 22 nel 2006. Più di un terzo delle amministrazioni nel casertano. Alcuni, come Casal di Principe, sciolti fino a 4 volte, con continui cambi di commissari prefettizi, nuove elezioni e nuovo scioglimento. A
Attenzione però, perché non ci sono soltanto loro. Le parole, lo abbiamo detto, vogliono dire tante cose. E la parola casalesi non indica soltanto i casalesi, i clan della mafia della provincia di Caserta. E non indica neanche soltanto quelle persone della zona che hanno deciso di convivere con la mafia, per paura o per tornaconto. Il consenso, il controllo del territorio, le mafie, sia in provincia di Caserta che in tutto il mondo, lo tengono sparando. Nella zona dei Casali, quindi nella zona dei casalesi, c'è il più alto numero di morti ammazzati tra consiglieri comunali, assessori, sindaci e anche funzionari dei comuni, il che vuol dire che l'aggressione su questi enti locali è molto forte, il controllo è molto forte. C'è chi si oppone, le forze dell'ordine, i rappresentanti dello Stato naturalmente, ma anche i casalesi per bene, quelli che rischiano sulla propria pelle l'opposizione alla dittatura armata della Camorra. Antonio Cangiano, per esempio, con i casalesi non vuole averci a che fare, però è il vice sindaco di Casa Pesenna e loro vogliono che agevoli le loro ditte. Antonio Cangiano però non ci sta e così, un giorno di ottobre del 1988, due uomini si avvicinano e gli sparano alle gambe, inchiodandolo per sempre su una sedia a rotelle. Antonio Nunez, invece, è il vice sindaco di Mondragone. Il clan La Torre vorrebbe essere agevolato nella costruzione di una clinica. Ma lui non ci sta. Così, un giorno di luglio del 1990, sei uomini vanno a prelevarlo nella masseria di cui è proprietario e lo portano via. Il suo corpo verrà trovato soltanto 13 anni dopo, con due colpi in testa. Michele Russo, invece, è un sindacalista della CGIL che si occupa di operai edili. Quando chiedono la tangente ai costruttori, i casalesi forniscono anche un servizio, chiamiamolo così. Niente attività sindacali e niente scioperi. Il sindacalista che ci prova viene picchiato e minacciato. Alla Calcestruzzi messicana, per esempio, i salari sono troppo bassi e allora Michele Russo minaccia di organizzare uno sciopero. Così un giorno di gennaio del 1991 qualcuno suona alla porta. Russo va ad aprire e gli sparano alle gambe. Anche Federico Del Prete è un sindacalista. Dirige il sindacato dei lavoratori ambulanti che ha fondato a Casal di Principe. E non è facile, perché quella è proprio la terra dei casalesi e tutte le attività commerciali, anche quelle degli ambulanti nei mercati, sono sotto il loro controllo. Ne ha fatte di denunce Federico Del Prete. Ha denunciato soprattutto quelli che chiedono il pizzo e da ultimo ha denunciato il maresciallo dei vigili urbani di Mondragone, che si chiama Mattia Sorrentino e che è uno degli esattori del clan La Torre. Federico Del Prete è una figura che mi colpisce moltissimo perché il Sud che reagisce è un venditore ambulante, quindi parte da un livello basso di lotta, quello più difficile, sensibilizza semplicemente perché dice voi non potete rubare il nostro lavoro quotidiano di gente che si alza alle 5 alle 6 del mattino per andare a vendere e si oppone ai gruppi criminali e non solo, di tutto il casertano, lui si è inimicato tutto il casertano fino al napoletano. L'hanno minacciato più volte, gli hanno bruciato la macchina, ma Federico Del Prete non ci sta, è una persona per bene. È un sindacalista che ci tiene alla propria dignità e a quella della sua terra. È un eroe senza saperlo, un eroe piccolo piccolo, come lo ha definito la giornalista Rosaria Cappacchione, di cui tra poco parleremo. Questo la gente lo sente e comincia a seguirlo. Il suo sindacato arriva fino a 3.000 iscritti e la manifestazione contro gli abusivi che organizza Napoli ha un grande successo. Tutto questo ai casalesi non piace. Per rispondere a Federico Del Prete, un giorno a Mondragone non c'è il mercato. Perché? Perché i camorristi avevano imposto di Mondragone la tangente e loro bloccano con le moto, con le macchine, con le armi spianate l'arrivo dei mercatali e noi avremo a Mondragone, oltre 10 anni fa, questo mercato vuoto. Così, un giorno di febbraio del 2002, Federico Del Prete è nel suo ufficio, come sempre, anche se è tardi. Ed è preoccupato perché il giorno dopo c'è il processo al maresciallo Sorrentino e lui ha paura, come giusto, gli hanno appena bruciato la macchina, però va avanti lo stesso, come sempre.
Sta telefonando, con in mano i conti delle tasse degli ambulanti da controllare, quando si accorge di una cosa. C'è un uomo sulla porta dell'ufficio che lo guarda. Quell'uomo è un killer dei casalesi che gli spara addosso 5 colpi calibro 7,65. Così muore Federico Del Prete. Così muore un eroe piccolo piccolo. La Camorra qui non è che si è affermata senza trovare nessuna opposizione. È solo che era impari la lotta, perché la Camorra poteva vantare rapporti e potere nell'economia, nella politica, nell'istituzione a tutti i livelli. E ci sono ormai indagini giornalistiche della magistratura che dimostrano quanto potesse essere potente. Per cui era in qualche modo anche giustificato che alla fine il cittadino ritornasse nel silenzio, ritornasse a casa o non sentisse più la forza della mobilitazione e della lotta. Renato Natale è il nuovo sindaco di Casal di Principe. Il consiglio comunale è appena stato sciolto per infiltrazioni mafiosi e così si tengono nuove elezioni e questa volta le vince un sindaco del PDS. Quando Renato Natale diventa sindaco, nel 1993, il comune ha dichiarato bancarotta e infatti la prima riunione del consiglio comunale si tiene in piedi perché nella sala del consiglio non ci sono più neanche le sedie. Quello che era in discussione era una questione di principio, una questione culturale. Chi governava? Sì, un'istituzione liberamente eletta, democraticamente eletta, oppure i soliti noti o i soliti ignoti. Quindi c'era una battaglia di principio che probabilmente prese il campo in quel momento, in quel periodo. Io ricordo quando andavo a prendere il caffè al bar, le persone che mi incrociavano, casomai sottovoce, ma mi dicevano: sindaco, via davanti, sindaco, come va? Era un atteggiamento della gente che manifestava un desiderio, una voglia profonda di liberarsi. Il sindaco Natale e i suoi ci provano a governare secondo la volontà pubblica e le leggi e non secondo la volontà dei criminali. Ci provano a fare a Casal di Principe quello che si farebbe in qualunque altro paese normale. Ma è una guerra continua, come la guerra dei paletti. Il comune delibera che il centro di Casal di Principe sia isola pedonale e così lo chiude con dei paletti di cemento con una catena. Questo ai casalesi, gli abitanti di Casal di Principe, va bene, però non va bene ai casalesi, la mafia di Casal di Principe, che ogni sabato divelgono i paletti e li portano davanti a casa del sindaco, che li riporta in piazza. Sembra una cosa ridicola, ma non è vero, è un fatto di principio, di controllo del territorio, e in questo il sindaco Natale dà fastidio. Qualche tempo fa ho avuto occasione di leggere sul giornale una dichiarazione di un pentito di Camorra che affermava che avevano programmato, nel periodo in cui ero sindaco a Casal di Principe, nel 94, era stata programmata alla Camorra la mia eliminazione fisica. Doveva apparire un incidente per cui loro cercavano un albanese che doveva fingere di essere ubriaco. Approfittando del fatto che io ero solito girare in bicicletta, mi metteva sotto con la macchina. Poi sempre il pentito dice che era stato complicato e difficile trovare il soggetto adatto, per cui si erano risorti poi a togliermi da sindaco con una manovra politica, facendo dimettere 3 consiglieri comunali della mia maggioranza contestualmente a quelle dell'opposizione. Ed infatti questa è cosa che avvenne poi nel novembre del 94, quando mi ritrovai senza più una maggioranza in consiglio comunale e quindi alle dimissioni. Ferocia spietata, capacità militari, controllo capillare del territorio, controllo della politica, un fiume di soldi realizzato con grande capacità imprenditoriale. Ma c'è un altro elemento, lo abbiamo visto, che nella storia dei casalesi è di fondamentale importanza: il silenzio. I casalesi stanno alla storia della Camorra come i corleonesi stanno alla storia della mafia, hanno la stessa importanza, solo che i corleonesi sono famosi, si sa tutto, si sono scritti tantissimi libri. I casalesi sono stati conosciuti e sono venuti alla ribalta solo negli ultimi anni. Per esempio lo Stato, la mafia dei casalesi, la conosce da tempo. La Commissione parlamentare antimafia arriva a Casal di Principe la prima volta nel 1990, dopo che la polizia ha sciolto un summit dei casalesi a casa del vice sindaco Corbino. E poi ci sono le varie inchieste e i vari processi che si sono tenuti nel corso degli anni, soprattutto il processo Spartacus. La cosa incredibile di Spartacus fu innanzitutto il nome. Per la prima volta viene dato il nome di un ribelle a un processo. È abbastanza strano. Il ribelle era proprio Spartaco, che da quelle terre, dell'Agro Caleno, cioè Capua, si rivoltò e arrivò alle porte di Roma.
Spartacus perché? Perché in quella terra il diritto è la vera ribellione, la vera rivolta. E quindi bisognava dare il nome a chi ha combattuto l'impero. E i magistrati danno questo nome, Spartacus, al processo che doveva combattere l'impero del clan dei Casalesi. Inizia con un pentito. Come il maxi processo di Palermo a Cosa Nostra era iniziato sostanzialmente con le dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Il Buscetta dei Casalesi si chiama Carmine Schiavone, detto Carminuccio, ed è il cugino di Sandokan. Ma Carminuccio è soprattutto un imprenditore, uno che ci sa fare con gli affari e con le relazioni pubbliche, specializzato nel settore del calcestruzzo. Lo arrestano nel 1991 e gli danno 7 anni di carcere per alcune armi trovate dentro una sede della sua ditta. Carminuccio non regge e comincia a parlare con i sostituti procuratori Lucio Di Pietro e Federico Caffiero De Rao della direzione distrettuale antimafia di Napoli, perché nella terra dei Casalesi una DDA ancora non c'è. Sta accadendo anche nel resto della Campania, con la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo o con la nuova famiglia. Boss del calibro di Carmine Alfieri o di Pasquale Galasso hanno cominciato a parlare e con loro un fiume in piena di pentiti. Succede anche con i Casalesi, che sono pochi, pochissimi, ma comunque ci sono. Come Dario De Simone, a cui i Casalesi per ritorsione uccidono il cognato ed il fratello. O come Domenico Bidognetti, detto Mimì o Brutaccione, il nipote di Cicciotto e Mezzanotte. Lei quante persone ha ucciso? Non lo so, 50, 60, tra quelli che ho ucciso, quelli che ho fatto uccidere. Mi hanno ucciso mio padre perché io sto svelando tante cose che non si sapevano. Non so nemmeno a cosa può servire, mio perdono, io glielo do. Buttate la spugna, passate anche voi dalla parte dello Stato, dalla parte della legalità. Per fare il collaboratore ci vuole un immenso coraggio, che per fare il mafioso non ci vuole coraggio. Nasce un pool che comprende anche i sostituti procuratori Carlo Visconti e Francesco Greco, e poi Francesco Curcio, Raffaello Falcone e Raffaele Cantone. Il 5 dicembre 1995, 3.000 uomini delle forze dell'ordine fanno irruzione nel territorio dei Casalesi, con un elenco di un centinaio di persone da arrestare. Ne trovano soltanto 50, alcuni dei quali gli dicono che li stavano aspettando. Tra i 68 latitanti che non si trovano, c'è Francesco Schiavone, detto Sandokan. Francesco Schiavone lo arrestano 3 anni dopo, nel 1998. Se ne stava fermo immobile in un nascondiglio segreto nella sua villa di via Salerno a Casal di Principe, dietro un muro di granito che si muove su un binario, assieme alla moglie, al cugino e alle due figlie. Gli uomini della sezione catturandi hanno tenuto d'occhio la zona. Si sono finti anche operai che lavorano alle fogne e hanno anche pagato il pizzo per sembrare più credibili. Così hanno puntato quella villa, ma quando ci hanno fatto irruzione non hanno trovato nessuno. Poi un ufficiale dei carabinieri nota delle strane bocche di aerazione. Si fa sparare dentro dei lacrimogeni ed ecco la voce di Sandokan: non sparate, ci sono le mie figlie, e si arrende. Così c'è anche lui, quando dopo più di 10 anni dall'inizio delle indagini, dopo 626 udienze che hanno visto 125 imputati e centinaia di testimoni, arriva la sentenza. Pensate che noi abbiamo sentito più di 500 testimoni con esame e controesame da parte del Pubblico Ministero e degli avvocati difensori, abbiamo sentito più di 20 collaboratori di giustizia, abbiamo acquisito più di
100 faldoni di atti relativi a intercettazioni telefoniche, a sentenze di altri processi, a cominciare dai vecchi processi alla Camorra Cutoliana, su cui le parti hanno dovuto interloquire. Il dibattimento, per limitarci a questa fase, ha preso inizio nel 1998, ha avuto uno sviluppo di circa 700 udienze dibattimentali e si è concluso appunto nel settembre del 2005. Il 15 settembre del 2005, dopo una camera di consiglio durata 11 giorni, il presidente della Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere legge la sentenza. 95 condanne per associazione camorristica, con 21 ergastoli, 844 anni di galera e oltre 413 milioni di euro sequestrati. Tutta la storia della mafia nella provincia di Caserta, nelle 3200 pagine delle motivazioni della sentenza scritte dal giudice Raffaello Maggi, più tutte le altre inchieste e tutti gli altri processi che si tengono dopo nel corso degli anni, come lo Spartacus 2, sui rapporti tra i casalesi, la politica e la finanza. Il processo Spartacus, per importanza, per coinvolgimento di pentiti, per persone incriminate, per numero di udienze, per numero di testimoni, per arringhe della difesa, è superiore al maxi processo di Palermo, per numero anche di, non solo di accusati e poi di condannati. Quello che dovrebbe essere uno dei processi del secolo passa sotto un silenzio assordante. Pochi articoli e molto brevi sulle pagine nazionali. 50 righe sul quotidiano Il Mattino di Napoli, a firma di Rosaria Capacchione. E il resto nelle pagine locali, che sono appunto lette dai lettori del luogo e non arrivano mai molto più in là. Per il resto d'Italia la mafia dei casalesi è soltanto una specie di camorra che si fa notare soltanto quando spara e ammazza per le strade, come dopo la morte di Antonio Bardellino, oppure quando viene arrestato un latitante conosciuto come Sandokan. Poi tutto torna nel dimenticatoio. Succede sempre così quando si parla di mafia in Italia. La si confonde con un evento criminale, un normale evento di cronaca nera, e allora a quel punto le si preferiscono altri delitti, altri omicidi, più misteriosi e più gialli. Come se si volesse mettere una pietra su un modo di comportarsi che ha ipotecato pesantemente l'Italia meridionale, non solo la provincia di Caserta, e non se ne voglia sentir parlare. Perché in fondo, se abbiamo una criminalità organizzata, forte, ma che non uccide, ci si può anche convivere. Io non la penso così, naturalmente. Credo che, e come hanno dimostrato soprattutto le indagini patrimoniali fatte in tutti questi anni, che questo tipo di criminalità, soprattutto quando non spara e quindi è più insidiosa perché è sotterranea, finisce per togliere ogni speranza di futuro ai ragazzi che vivono in queste aree, perché toglie il lavoro, toglie le prospettive di lavoro, contamina il mercato. Il silenzio è d'oro, come scrive Gigi Di Fiore in un bel libro che si chiama L'Impero e che racconta la storia dei casalesi. Il silenzio è d'oro. E cronisti, anche bravi, informati e puntuali, come Rosaria Capacchione o come Sergio Nazzaro, che scrive soprattutto su blog e su riviste online, non erano ancora riusciti a scalfirlo. Poi succede qualcosa, arriva uno scrittore e arriva un libro. La mia storia prima di Gomorra è una storia abbastanza comune. Io mi laureo in filosofia abbastanza presto e decido di scrivere per diventare scrittore, in verità. Il mio sogno era diventare scrittore, non un giornalista, non cronista. E così mi capita, insomma, di, come tutti, iniziare a scrivere e mandare in giro racconti. Una volta mi capitò di scrivere a Goffredo Fofi, mandai un racconto, Goffredo Fofi mi rispose: beh, per la tua età scrivi bene, ma scrivi idiozie, così disse. Ho visto il tuo indirizzo, perché non guardi quello che c'è intorno a te? E così ho iniziato a scrivere di camorra e di quello che guardavo, quello che vedevo. Decido di farlo con uno strumento diverso dalla cronaca, cioè io raccolgo le notizie che la cronaca ha e le elaboravo sul piano narrativo, nel senso cercavo di renderle il più possibile accessibili e volevo che fossero storie in qualche modo universali, emblematiche, che non avessero il tanfo, l'odore della storia locale che non interessava a nessuno.
sul piano nazionale. Il libro si chiama Gomorra ed esce nel 2006. La tiratura di 4.500 copie, che poi è quella che di solito fa una casa editrice quando vuole provare con un autore che ritiene promettente, si esaurisce in una settimana. Si stupisce l'editore, che ovviamente ristampa, mi stupisco io stesso, il passaparola porta a una serie di recensioni positive su tutti i più importanti giornali italiani. Vengo invitato in televisione. Qualcosa cambia immediatamente. Dopo due giorni dalla mia prima comparsa televisiva, il libro va in classifica. Da allora non andrà mai più via. E succede che vengo invitato ovunque. Il tema inizia lentamente a fuoriuscire. Sia chiaro, molti libri, spesso veri e propri capolavori, erano stati scritti sulla Camorra, saggi. E anche un libro narrativo interessante a cui io devo molto, che è Il Camorrista di Gio Marrazzo. Era stato scritto anche un bel libro di Nanni Balestrini, Sandokan. Questi libri però non erano mai arrivati al grande pubblico e soprattutto erano sempre stati come dei piccoli cult per addetti ai lavori. Non sto raccontando Casal di Principe o Scampia al mondo, ma l'ambizione era raccontare il mondo attraverso Casal di Principe e Scampia, creare un metodo che permettesse di capire come l'economia criminale fosse diventata l'economia vincente. Questo incuriosisce moltissimo. Enorme passaparola, possibilità di capire certe cose. Gomorra parla anche dei casalesi, ma lo fa come lo fa il libro di uno scrittore, perché Saviano è un osservatore attento della realtà. I nomi, le cifre, i dati di cui scrive sono veri, ma il suo modo di raccontare è quello di un narratore che sa come fare, perché le parole, le immagini e i fatti suscitino delle emozioni, che poi è quello che fa uno scrittore, niente di più. Quando arrivo a 100.000 copie, io sento che la percezione mia sul territorio sta cambiando. Questa crescita esponenziale dei lettori, delle informazioni su internet, dell'attenzione internazionale, io non mi accorgo che mi avrebbe cambiato la vita. Il libro diventa un simbolo. Ecco perché diventa una sorta di metalibro. Succede qualcosa anche di particolare. Alcuni bar lo espongono sulla cassa, come se fosse una specie di segno, di tagliando, come dire noi non siamo come i nostri vicini, cioè Bar di Camorra, bastava esporre quel libro. Per cui il libro diventa un simbolo e le storie raccontate diventano storie che appartengono a un territorio ma di cui in realtà nessuno si è mai soffermato fino in fondo a conoscerle, a leggerle. Poi succede un'altra cosa. Succede che alla fine di settembre del 2006 c'è una manifestazione antimafia a Casal di Principe. C'è un grande palco sulla piazza del mercato, che è la piazza principale del paese, e ci sono tante autorità. C'è il presidente della Camera Fausto Bertinotti, c'è il vicepresidente della commissione antimafia Beppe Lumia, ci sono politici locali, ci sono i rappresentanti dell'associazione antimafia come Libera e c'è anche lui, Roberto Saviano, lo scrittore di Gomorra. Tocca a lui parlare. Roberto Saviano vede tutta quella gente, vede tutti quei ragazzi che lo guardano. Lui è di lì, sa com'è la vita a Casal di Principe. E allora gli succede quello che succede agli scrittori, quando si sentono dentro qualcosa che non possono fare a meno di dire, di raccontare. E così parla. E allora a un certo punto dico, Iovine, Zagaria, Schiavone, non valete niente. Andatevene. Questa terra non vi appartiene. Ricordo che lì qualcosa cambia perché la scorta è presente alla Camera, quando io mi alzo sto per andarmene da solo, con i miei piedi prendendo il treno, dice il ragazzo senza scorta, senza nostra scorta, non se ne va da qua, e quindi mi accompagnano a Napoli. Parto da Napoli e vado a Pordenone, un festival letterario, e in quei giorni succede qualcosa, per cui di ritorno a Pordenone non sarò mai più un uomo libero. Non era mai successo in Italia che uno scrittore dovesse essere protetto da una scorta. Era successo all'estero, è successo a Salman Rushdie, per esempio, condannato a morte dall'Ayatollah Khomeini per i suoi versetti satanici. Succede nei paesi dominati dalla dittatura, ma del resto così è parte dell'Italia,
dominata dalla dittatura armata della criminalità organizzata. Mentre Saviano parla a Casal di Principe, c'è un cugino di Sandokan che va in giro ad annotare quelli che applaudono. Io finisco sotto scorta, come dicevo, il 13 ottobre, venerdì 13 ottobre del 2006. Succedono cose complicate, chiunque finisce sotto scorta ha una vita segnata, ma un magistrato, per esempio dell'antimafia, sa che nel momento in cui è stato assegnato alla DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, avrà 7 anni di vita complicata. Dopo 7 anni può decidere di tornare a fare un altro tipo di lavoro in magistratura o andrà alla Direzione Nazionale Antimafia. Insomma, ha il tempo per capire cosa gli sta accadendo. Io il giorno prima ero a Pordenone, mi chiamano mentre ero sul treno e mi dicono: Roberto, il prefetto ha detto che devi avere una scorta. E io rido, sì, la scorta, adesso sono diventato un politico. E dall'altra parte questo mio amico carabiniere, Ciro, fa voce seria dicendo: no, ma tu devi avere la scorta. Ma io sto in treno, dice: sì, alla stazione ti appendo una pattuglia, ti porta al comando. E non sapevo come avvertire la mia famiglia, era il cruccio, diciamo, più complicato. Infatti feci chiamare da un carabiniere che mi portò da mangiare. C'erano dei carabinieri che mi vedevano molto teso e furono deliziosi nel cercare di confortarmi. Mi dicevano: tu mica tieni paura, figurati se tu tieni paura di una cosa del genere, io so quattro guappi, no? C'era proprio, mi ricordo, un colonnello che entrava in questa stanza dove ero stato messo e faceva: non ti preoccupare, chiudeva, e al ritmo quasi di ogni quarto d'ora veniva, mi salutava, diceva: non ti preoccupare, tutto a posto. Io non sapevo davvero cosa stesse accadendo. So solo che tornai poi, dopo qualche giorno, a casa di mia madre con una scorta. È successo che nel frattempo, dopo che Roberto aveva parlato a Casal di Principe, c'era stata la segnalazione di una collaboratrice di giustizia che aveva sentito alcuni discorsi in carcere. Certa gente, brutta gente, si era chiesta se Saviano fosse o no protetto, valutando se fosse il caso o no di ucciderlo. E a quel punto i magistrati che si occupano di certe cose avevano valutato da parte loro se fosse il caso di proteggerlo davvero, Roberto Saviano. C'erano già stati altri segnali anche prima, e anche il modo di riportare la notizia da parte della stampa locale, certi dettagli, certi particolari, era sembrato un brutto segnale. Da allora cambia tutto, mi portano a Roma, mi portano in case che in genere sono case date a testimoni di giustizia, ai pentiti. Quello che ricordo di queste case, dove tra l'altro ci vivo anche ora spesso, è che dentro veramente le pareti conservano la sofferenza delle persone che ci stanno, il non uscire mai. Case dove trovi il materasso a acqua, un impianto stereo incredibile, televisori e schermo piatto, perché sono case dove devi cercare di rendere vita la clausura, e quindi tutti cercano, con i soldi tanti o pochi che hanno, di migliorare quei 50 metri quadri. Poi vado anche in case scelte da me e autorizzate dai carabinieri. E per 3 anni si inizia a vagare, perché purtroppo invece che migliorare la situazione peggiora. La seconda cosa che succede è che arriva una lettera anonima alla redazione dell'Espresso, che i carabinieri verificano ritenendo attendibile e facendone oggetto di un'informativa. In questa lettera anonima qualcuno parla di una riunione fatta in una bisca, dove si riuniscono regolarmente i rappresentanti delle famiglie dei casalesi, quando devono discutere qualcosa. Tra gli argomenti in discussione c'è il progetto di ammazzare 2 persone, il sostituto procuratore Raffaele Cantone e lo scrittore Roberto Saviano. I capi votano no, niente omicidi. Se no, chissà cosa succede. Arrivano i carri armati a Casal di Principe. Saviano lo facciamo santo. Niente omicidi, almeno per adesso.
Però ce ne sono alcuni che votano sì, secondo la lettera. E secondo l'anonimo sarebbero Nicola Schiavone, il figlio di Sandokan, e Alessandro Cirillo, detto sergente. Pezzi grossi, gente che conta. E per questo, dicono i magistrati, l'anonimo avrebbe scritto la lettera. Perché ha paura che, visto il calibro dei votanti, la decisione si ribalti e gli omicidi li facciano lo stesso. E siccome dovrebbe essere lui il killer e non ha nessuna voglia di farli e di finire all'ergastolo, e non potendo rifiutarsi, scrive la lettera per far saltare l'operazione. Quest'anonimo inquieta moltissimo chi mi difende, chi, insomma, i carabinieri che gestiscono la mia sicurezza, e così aumenta la mia scorta. Ricevo un'auto blindata e 3 persone. È il 13 marzo del 2008 e si sta tenendo un'udienza dell'appello al processo Spartacus. L'avvocato Michele Santonastaso è il difensore di 2 casalesi, Francesco Bidognetti, che è in carcere, e Antonio Iovine, che invece è latitante. L'avvocato Santonastaso legge una lettera firmata da tutti i 2 suoi assistiti, una lettera di più di 60 pagine, in cui, oltre all'appello alla legge Cirami ed altre richieste giudiziarie, c'è un preciso atto di accusa nei confronti di alcune persone. Se saranno condannati, scrivono, la colpa sarà del sostituto procuratore Raffaele Cantone, del sostituto procuratore Federico Caffiero De Rao, dello pseudoscrittore, così scrivono con odio e con disprezzo, Roberto Saviano, e della cronista del Mattino, Rosaria Capacchione. Questo documento, letto in maniera anomala, perché non si leggono, quei documenti in genere si depositano, le stanze di ricusazione, viene letta dalla procura antimafia come una minaccia esplicita alle persone nominate, come se fossero state indicate queste persone all'esterno perché fossero presi dei provvedimenti. Così viene letta dopo qualche giorno, eravamo alla metà di marzo, qualche giorno prima di Pasqua. Io ho la scorta per la prima volta e da allora è cambiata un po' la vita. Cambia la vita, lo sa Roberto Saviano e lo sa Rosaria Capacchione, che fa la giornalista e dovrebbe andarsene in giro inosservata, ascoltare, parlare con gente che magari non vuole farsi notare. E come fai a farlo con 2 carabinieri o 2 poliziotti sempre alle spalle? No, la vita cambia quando sei sotto scorta e magari non l'avevi proprio messo in conto nel tuo mestiere. Quel giorno, quando mi fu comunicato che avrei dovuto avere la scorta, ero per strada, stavo andando a lavorare al giornale, a piedi, mi fu comunicato che c'era una macchina che mi aspettava, dovevo riferire dove mi trovavo in quel momento. Io imbrogliai un po', mi presi 1 ora di tempo per farmi una passeggiata, l'ultima da sola sostanzialmente. Poi ho avuto da quel giorno, qualche giorno prima di Pasqua, sempre 2 uomini con me che mi accompagnano ovunque. Per molto tempo, adesso ancora mi succede di sognare di scappare, di usare un cancello secondario del mio parco per andare via, perché non è tanto la presenza, ma l'idea della presenza e l'idea della mancanza di libertà nel decidere improvvisamente di fare qualcosa. Se io stamattina si è voluto uscire alle 7, non avrei potuto farlo, cioè avrei dovuto telefonare, avvertire, farmi venire a le cose all'improvviso non si possono fare più. Scorta al massimo livello per i 2 magistrati, scorta per Rosaria Capacchione e scorta rafforzata per Roberto Saviano, che nel frattempo ha avuto un altro segnale della pericolosità della sua situazione. Mi fa piacere che gli avvocati di questi signori mi vengono sistematicamente a trovare ogni volta che faccio incontri pubblici. I vostri assistiti, ma fatemeli venire direttamente. Cioè, vuol dire, tanto sapete benissimo io dove sto. Arriva dalla direzione investigativa antimafia di Milano, che ha avuto informazioni sul progetto di uccidere Roberto Saviano entro Natale. Gli facciamo questo panettone, avrebbe detto qualcuno. Viene chiesta conferma ad un collaboratore di giustizia, Carmine Schiavone, che nega di sapere niente del progetto di Natale. Che però conferma che in effetti una condanna a morte di Roberto Saviano c'è. A scadenze semestrali i casalesi o quel mondo faceva sapere che era un condannato a morte, anche le scritte sono molto importanti. Viene disegnata una bara, il Mattino ha queste foto, sulla casa di Carmine Schiavone, non è un caso, casa ormai disabitata da un decennio, appare questa bara con su scritto il mio nome. Poi delle solite scritte, Saviano, merda,
Saviano tossico. Perché sono importanti quelle scritte? Perché a Casal di Principe mai. Ma ci sono state scritte sulle pareti. Qualche scritta sportiva, ma è un paese che ha sempre mantenuto un costume in questo senso, un paese molto ricco, un paese rigoroso, un paese dove è vietato anche drogarsi. Per un periodo hanno dato l'autorizzazione a farsi gli spinelli vicino al cimitero, ma il rigore è totale. Succede anche un'altra cosa, succede sempre, in malafede o anche in buona fede, o semplicemente per mancanza di informazione. È la raffica di dubbi che investe inevitabilmente chiunque abbia a che fare con certe cose, anche se sta dall'altra parte, dalla parte dello Stato, della legge e della gente. Succede anche a Roberto Saviano. Ci si chiede se la sua storia non sia soltanto una montatura, se corra veramente dei rischi o non stia semplicemente giocando a fare l'eroe. La prossima volta si faceva i fatti suoi. Eh? Che modo lo devono, dici che lo devono ammazzare, sono fatti suoi. E se stava zitto stava più sicuro. E non c'è. Se Saviano non parlava, tutto questo a Casale non succedeva. L'unica cosa che sappiamo è che ora nessuno sta tranquillo. Perché prima la camorra faceva stare tranquilli? Sì, stavamo tutti tranquilli. Però ha inquinato il territorio, spacciano droga. Ma non è vero, non è vero proprio. A Casale stanno gli uomini. Lei come si chiama, messo? Io, mi chiamo Nicola Schiavone. Ma parente a Schiavone? No, sono occupati tutti quelli che stanno alla rente, che sono uomini quelli. Padre di Schiavone, soprannominato Sandoval. No, si chiama Francesco Schiavone. Ma sta camorra a Casale esiste o no? I camorristi sono loro. Volevo sentire chi su Roberto Saviano, perché Roberto Saviano è un vagliaccio. In fondo non è un magistrato o un investigatore, e non è neanche un politico, è soltanto uno scrittore. Non sarà un'invenzione della casa editrice. Una montatura pubblicitaria per vendere più copie. Perché di copie il libro di Saviano ne ha vendute parecchie. Siamo già a 2 milioni. Quanto io ho guadagnato è molto meno quanto possa guadagnare un qualsiasi capozona del clan dei Casalesi. Ma nessuno del territorio da cui io provengo ha mai osato fare cenno ai guadagni delle organizzazioni criminali, guadagni fatti spesso con rifiuti tossici, quindi guadagni che hanno aumentato vertiginosamente il numero di morti per cancro e di feti deformi, secondo quanto dice la rivista, la maggiore rivista di oncologia, The Lancet Oncology. Mai nessuno ha fatto una manifestazione, una dichiarazione, parlo dei miei paesani, non degli addetti ai lavori, contro questo tipo di personaggi che si sono arricchiti sul traffico dei rifiuti tossici. L'hanno fatto contro di me. Per esempio c'è un attore di Lodi che si chiama Giulio Cavalli. Ha portato in teatro alcuni spettacoli contro la mafia, ha fatto nomi e cognomi e adesso anche lui, come Roberto Saviano, è sotto scorta. E anche di lui si dice lo stesso, sta esagerando, gioca a fare l'eroe. Attenzione però, perché qui non stiamo parlando di pose e di atteggiamenti, stiamo parlando di un servizio dello Stato, la scorta, che deve essere approvato dal Ministero e che non viene dato così, per niente, soprattutto agli attori e soprattutto agli scrittori. La diffamazione è una compagna di vita quotidiana per chi racconta queste cose. Il fatto di essere in vita è una colpa spesso, perché non puoi ricevere, come dire, l'attacco mortale di un'organizzazione e salvarti. E no, devi morire. Davvero, questo è il non detto di chi vive la nostra condizione. Spesso quello che dà fastidio verso chi si espone è che chi si espone dimostra che si può essere diversi, che si può scrivere senza compromesso, che si può vivere senza dover sempre mediare sulle cose importanti, e questa cosa mette in difficoltà, perché è come se facesse sentire sporchi tutti gli altri. Ovviamente non è così, ma è come se una persona, riconoscendoti qualcosa, si sentisse che lui è stato zitto, sentisse qualche colpa che risiede in se stesso. È stato troppo zitto, ha abbassato troppo la testa. In questi territori, mi è capitato spesso nei miei territori di vedere testimoni di giustizia isolati, ma non perché le persone avessero stima delle persone che questi testimoni hanno fatto arrestare, ma perché solo il fatto di aver denunciato per loro ha dimostrato
un senso di diversità. Ma davvero credi che possono cambiare le cose? Ma davvero credi che questo impegno possa servire? È come se tu, agendo in questo modo, mettessi in crisi tutta la comunità che non ha agito. Come se mettesse in crisi il loro quotidiano, il fatto che il loro dirsi, ma è sempre andata così, ma tutto deve andare così. Allora, quando tu lo fai, il primo pensiero è, l'hai fatto per tuo interesse, l'hai fatto per guadagnare. Quando mi fanno queste accuse, io quello che rispondo è, l'ho fatto per mio interesse, perché è il mio interesse che si viva meglio. L'ho fatto per la felicità, sì, l'ho fatto per ambizione, certo, perché come scrittore sogno e credo che le mie parole possano cambiare le cose. L'hai fatto per stare meglio? Assolutamente sì. L'hai fatto per finire sulle prime pagine dei giornali? Assolutamente sì, perché credo che la visibilità possa trasformare la mia terra. L'hai fatto per un rancore personale? Assolutamente sì. Il rancore personale ce l'ho perché queste organizzazioni hanno fatto vivere male me e i miei concittadini. La mia vita quotidiana era ed è peggiorata da loro. Quindi bisogna avercela personalmente con questi personaggi. Loro hanno compromesso, per esempio, i posti, la spiaggia di Castelvolturno, le organizzazioni, il modo di fare dell'imprenditoria di quel territorio, ha avvelenato, distrutto per sempre, in maniera irrimediabile, quella bellezza che ancora oggi è possibile intravedere. Io ce l'ho con loro per questo. L'hai scritto, quindi mi dicono perché vuoi ridargli tutto quello che hanno fatto? Assolutamente sì. Hai scritto perché resti traccia di tutto il loro veleno e non si perda al perdersi del tempo di un quotidiano, di una notizia? Esattamente sì. Gli voglio ridare tutto. La mia è una battaglia anche personale. Diceva Bertolt Brecht, beato quel paese che non ha bisogno di eroi. L'Italia non è quel paese beato. A noi gli eroi servono. E come? Servono soprattutto in tempo di guerra, e quella contro le criminalità organizzate, contro la camorra e anche contro la mafia dei casalesi, è una guerra. Quello che accade con un libro è che milioni di persone, milioni di lettori, migliaia di giornalisti, perché Corea, Giappone, Australia, Sud America, Uruguay, Messico, Canada, persino Arabia Saudita, hanno iniziato a interrogarsi su questo clan. Attraverso questo libro. In realtà non è il libro, in realtà non è neanche quello che c'è scritto, in realtà è che quel libro, quello che ho scritto, è diventato argomento di molti, è rimbalzato sulla lingua di tutti, è stato negli occhi di moltissimi. È successo questa sorta di miracolo, cioè il lettore ha deciso, la persona che ha scelto di leggere o di acquistare o di parlare di me o di sostenere me, insomma in ogni tipo di modo possibile e immaginabile, ha spostato, ha imposto che l'attenzione fosse su quell'argomento. Questo ha messo paura all'organizzazione, nient'altro. Se la prima sentenza del processo Spartacus praticamente non era apparsa sulla stampa, dopo i riflettori accesi da Saviano e su Saviano, ma non importa perché i riflettori servono, la seconda sentenza, quella d'appello, del 18 giugno del 2008, è piena di inviati da tutto il mondo. Terminato il dibattimento al processo d'appello Spartacus, chiamato a giudicare anni di feroci delitti della camorra legata al clan dei Casalesi. La sentenza è prevista entro 3 giorni, intanto il padrino Francesco Schiavone è tornato a far sentire la sua voce. Siccome non sono una fiera da gabbia, per questo motivo io rinuncio e me ne vado, perché non voglio essere ripreso da delega pubblica. La sentenza conferma in gran parte quella precedente. Ergastolo ai capi dei Casalesi in carcere, come Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti, ed ergastolo ai capi dei Casalesi latitanti, come Antonio Iovine e Michele Zagaria. Il mio pensiero va, come ho scritto qualche giorno fa, anche a tutti i caduti che in questi anni hanno avuto pochissima attenzione o soltanto un'attenzione locale. Quindi tutto sommato questa sentenza deve essere considerata l'inizio e non la fine di un percorso di attenzione e di lotta al gruppo criminale. Manca ancora la sentenza di Cassazione, ma intanto è una battaglia vinta, sia dal punto di vista giudiziario che da quello dell'informazione. Attenzione però, è soltanto una battaglia.
La guerra continua, perché intanto inizia la campagna di primavera. C'è un uomo che si chiama Giuseppe Setola e fa parte del clan di Francesco Bidognetti. Lo chiamano Ocecato perché ha un problema a un occhio. E infatti è per questo che, nonostante una condanna in primo grado all'ergastolo per omicidio, si trova agli arresti domiciliari a Pavia. Ma il problema non deve essere così grave, perché quando spara Giuseppe Setola ci vede benissimo. E comunque nell'aprile del 2008 evade dagli arresti domiciliari. In questa stanza si nascondeva il latitante Giuseppe Setola. Quando si è accorto dell'arrivo dei carabinieri è entrato in questa botola, che è collegata direttamente con i cunicoli delle fogne, e da lì la fuga. Da latitante Giuseppe Setola si mette a capo di un gruppo di fuoco con una strategia ben precisa. Riuscito a radunare, a raggruppare 30 persone agguerritissime, sanguinarie, che lo seguivano in tutta questa strategia, che aveva degli obiettivi precisi criminali. Uno, eliminare tagliare il terreno sotto i piedi ai pentiti, quindi attraverso i loro familiari. Due, dare degli avvertimenti agli imprenditori che denunciavano, ed è stato quindi l'omicidio di Nobiello, l'omicidio di Granata. Tre, ancora, dare un avvertimento a tutti i gruppi di africani che sul territorio fanno spaccio di droga, sfruttano la prostituzione, che storicamente pagavano la tangente ai casalesi per fare queste attività più visibili più pericolose sul territorio, e aumentare quindi il prezzo della tangente agli africani. Il primo a cadere sotto i colpi degli uomini di Setola, il 2 maggio del 2008, è Umberto Bidognetti, il padre di Domenico, il nipote di Cicciotto e Mezzanotte, che si era pentito. Lo ammazzano nel suo allevamento di bufali, sparandogli addosso più di 12 colpi, più quello di Grazia, in testa. Il 16 maggio del 2008 i casalesi di Setola ammazzano Domenico Noviello. Domenico Noviello è un uomo di 65 anni, un uomo per bene, che 7 anni prima aveva detto no. No agli esattori di Cicciotto e Mezzanotte che gli chiedevano il pizzo per la sua autoscuola di Castel Volturno. Li aveva fatti arrestare, era rimasto sotto scorta fino al 2008 e poi, giudicato che non c'era più pericolo, gliel'avevano tolta. Il 16 maggio il signor Noviello è in macchina e sta andando a prendere un caffè prima di andare all'autoscuola, come fa tutte le mattine, quando vede alcune persone che si stanno avvicinando. Immagina subito cosa sta per succedere e cerca di scendere dall'auto, ma non ce la fa. 20 colpi di pistola e l'ultimo, il colpo di grazia anche a lui, alla testa. Il 2 giugno del 2008, invece, viene ucciso Michele Orsi. Gli sparano sul primo gradino del bar in cui sta entrando, a Casal di Principe. Michele Orsi era il direttore di un consorzio di smaltimento rifiuti abbastanza discusso. Era rimasto coinvolto in una indagine e aveva cominciato a parlare con i magistrati. E stava facendo molti nomi, nomi di politici e di camorristi. Quando gli sparano è da solo, senza che gli abbiano mai assegnato nessuna scorta. L'11 luglio del 2008 ammazzano Raffaele Granata, che ha uno stabilimento balneare a Marina di Varcatura. Il signor Raffaele è alla cassa del bar quando arrivano due ragazzi con una moto. Tengono i caschi integrali anche quando scendono, e questo è un brutto segno. Puntano dritti fino al bar e gli sparano addosso 10 colpi calibro 9. Sono tante, tantissime, le persone che Giuseppe Setola fa ammazzare nella campagna di primavera. Commette quest'uomo 18 omicidi nel giro di 5 mesi. Tra questi episodi c'è anche una strage. La sera del 18 settembre, dopo aver ucciso un uomo a Baia Verde, parente di un affiliato, uomo che in qualche modo aveva fornito qualche notizia agli investigatori, una figura di terzo, quarto piano nel panorama criminale, ma funzionale agli interessi del clan, sulla strada del ritorno verso il rifugio incontrano alcuni ghanesi che erano all'esterno di una sartoria etnica e ne uccide 6, ferendone un altro, convinto che quest'altro fosse anche lui morto.
ed è l'unico testimone di quella, di quelle cifre. Ci avevano già provato prima, in agosto, verso le 7 di sera. Erano passati con due moto e un furgone davanti alla sede dell'Associazione Nigeriana della Campania. Setola si era appoggiata all'inferriata del cancello con un Kalashnikov. Altri due erano entrati nel cortile e avevano sparato con due pistole. Feriscono sei persone, ma tutte alla testa e al petto, che significa che hanno sparato per uccidere. Il 18 settembre del 2008 ci provano di nuovo. Verso le 9:30 di sera l'auto, con a bordo Giuseppe Setola e i suoi killer, si ferma davanti ad una sartoria gestita da immigrati africani a Castel Volturno. Setola scende con una pistola automatica e comincia a sparare alle persone che si trovano fuori dal locale, mentre altri due killer scendono con una mitraglietta e un Kalashnikov e li scaricano dentro la sartoria. Ammazzano sei persone e ne feriscono un'altra, una strage, che nei giorni successivi provoca la protesta della comunità africana. Dopo quella strage gli africani scendono in piazza, fermano un'intera città e dicono mai più, non osate mai più. Il pensiero che mi è venuto quando ho visto questa rivolta è stato che gli africani non sono venuti soltanto a fare lavori che gli italiani non vogliono più fare, ma sono venuti anche a difendere diritti che gli italiani non vogliono più difendere. E la rivolta contro i clan è stata la rivolta di massa della comunità africana, donne, bambini, mai visti. Lì si è urlato, noi veniamo qui in questa terra a lavorare e vivere, non osate toglierci qualcosa per cui abbiamo sacrificato tutto. Ed è interessante ricordare che le uniche due rivolte fatte in Italia negli ultimi 20 anni contro la mafia sono state Castelvolturno dalla comunità africana e Rosarno, per un episodio simile, che l'andrangheta uccise una persona, un africano, e lo usarono in Calabria. Anche lì c'è stata una rivolta alla comunità africana contro l'andrangheta. Oltre agli immigrati africani che vengono per lavorare in un modo o nell'altro, c'è anche la criminalità, naturalmente. E con quella, soprattutto la criminalità nigeriana, i casalesi si erano già messi d'accordo, sparando. Nel 1990 avevano ammazzato 5 persone e ne avevano ferite altre 7, sparando contro un bar frequentato da africani a Mondragone. Avevano appaltato alla mala nigeriana lo spaccio di droga, la prostituzione di colore e anche il mercato delle braccia per lo sfruttamento dei clandestini nei lavori massacranti come la raccolta di pomodori e in cambio prendevano una grossa tangente. Ma il 18 settembre del 2008 Setola e i suoi avevano sparato nel mucchio, colpendo gente di nazionalità diversa e che non avevano niente a che fare con lo spaccio di droga o con la criminalità, tanto che la magistratura attribuisce alla strage l'aggravante del terrorismo. Stragismo e terrorismo, è questa la campagna di primavera di Giuseppe Setola. Questi fatti gravissimi vennero tutti eseguiti con un'unica finalità, quella di recuperare appieno il controllo del territorio. Bisognava recuperare credibilità agli occhi della popolazione del Casertano e non solo del Casertano. Qualcuno infatti aveva iniziato a rifiutarsi il pagamento, qualcun altro aveva reso dichiarazioni accusatorie nei loro confronti.
la sentenza Spartacus aveva costituito un grosso colpo per l'organizzazione, perché aveva sancito la detenzione a vita dei capi storici dell'organizzazione. Tutto questo aveva determinato la risoluzione della strategia che, come ho detto, era una strategia stragista. Non è un killer sanguinario Giuseppe Setola, e neanche una scheggia impazzita. È un esecutore che mette in atto una strategia pianificata e organizzata. Poi, agli inizi del 2009, i carabinieri individuano il suo nascondiglio. Giuseppe Setola non è l'unico latitante dei casalesi a finire in manette in tempi recenti. E nelle mani della legge non ci finiscono soltanto gli uomini, ma anche i soldi. Nel luglio del 2009, al clan di Francesco Bidognetti e a quello di Giuseppe Setola vengono sequestrati beni immobili, terreni, società, negozi, bar e anche camion e autocisterne per un valore complessivo di 50 milioni di euro. Sembra che si arrestino casalesi tutti i giorni e che il clan perda denaro nei maxi sequestri tutti i giorni, ma si è ancora lontani dalla vittoria, purtroppo. Innanzitutto basti pensare che la maggior parte dei sequestri stanno avvenendo contro un unico clan, che è il clan Bidognetti. Quindi è un unico clan della corporazione che è stato scompaginato. Ci sono anche altre famiglie ancora molto potenti. Ci sono due latitanti, Michele Zagheria e Antonio Iovine. Sono loro che devono essere fermati, perché sono loro che fanno affari col cemento, sono loro che fanno affari nell'investimento. Nonostante le condanne nei processi, nonostante gli arresti e i sequestri, i casalesi, la mafia della provincia di Caserta, ci sono ancora e come. Anzi, non sono mai andati via. Controllano il territorio con la stessa capillarità, con la stessa sfacciata dimostrazione di potenza. Sulla stampa locale, per esempio, compaiono lettere di boss latitanti o ristretti a 41 bis, come Francesco Schiavone, che lanciano messaggi agli affiliati, chiariscono problemi interni o segnalano bersagli da colpire. Oppure arrivano telefonate dirette di boss latitanti, come Michele Zagaria e Antonio Iovine, che dettano smentite e pretendono di influenzare gli articoli. Sentite, io sono Michele Zagaria. Allora, sentite bene, io le sto telefonando perché le voglio dire, no? Che sì. Lei non è un giornalista serio. Sì, ma scusi un attimo, lei è Michele Zagaria chi? Lo sai bene, chi scrive sul giornale, no? Che sta in guerra con Antonio Iovine. Ma è uno scherzo questo? No, non è uno scherzo, sono io personalmente, io così le faccio le cose, perché io sono una persona seria e lei no. Aspetta un attimo, ti passo pure Antonio Iovine, va bene? E così ti togli questo pensiero di scrivere sempre stronzate. Io secondo me è un professionista serio, no? Tutte queste stronzate non le scrive, è chiaro? Adesso te lo passo. Pronto? Sono Antonio Iovine. Senti, noi non stiamo scherzando, ci siamo stufati di fare queste... per tutte queste criminali, no? Cioè, noi siamo delle famiglie che ci stimiamo da tanti anni. Allora, se lei deve scrivere notizie, le scrive serie e scrive la verità. Tu sapete una cosa? Sì. Da dove state chiamando? Noi? Dall'America. È importante. È importante questo. È fondamentale. Ma per quale motivo? Ma serve una prova per sapere che siete voi. Sentimi bene, allora io domani ti mando mio fratello con il documento e il fratello di Antonio con il documento e vedi che vanno assieme e tutto questo problema non si è chiarito. È chiaro, no? Però basta questo, non stiamo minacciando, non niente, è chiaro questo? Va bene? Va bene. Vuoi la conferma che ti mando mio fratello o può bastare così? Ma per me basta anche così. Ma voi adesso siete liberi. Perché tu non lo sai che io sono le danze. I casalesi ci sono, e come? E continuano a coltivare con la politica un rapporto stretto che è proprio più di una mafia che di un clan di Camorra. Un rapporto bipartisan, con chiunque, basta che sia al potere. Non è un caso che anche di recente siano stati sciolti consigli comunali per infiltrazioni che riguardano il clan dei Casalesi. Non è un caso che in indagini recenti si è per esempio verificato di come il gruppo Zagaria si occupasse di tentare di gestire le elezioni comunali del proprio paese. Era nelle intercettazioni gli adepti del clan parlavano dell'elezione del mio cavalluccio per indicare soggetti che in qualche modo erano sponsorizzati dal clan. Nelle indagini della DDA finiscono uomini politici di livello nazionale, come il sottosegretario Nicola Cosentino,
accusato di essere da tempo nelle mani di Francesco Bidognetti, da collaboratori di giustizia come Dario De Simone e Gaetano Vassallo, quello dei rifiuti. Attenzione però, accuse e indagini sono ancora al vaglio della magistratura. Il sottosegretario Cosentino nega di avere mai avuto a che fare con la criminalità organizzata. I casalesi ci sono e continuano a fare soldi. Tanti soldi. Dal momento che soltanto i sequestri di beni e di liquidi, avvenuti nel 2008 da parte della legge, ammontano a 400 milioni di euro. E una società che è in grado di fronteggiare senza problemi perdite di questa entità è sicuramente una società molto ricca. Talmente ricca da arrivare fino all'estero, come confermano le indagini del sostituto procuratore Raffaele Cantone e di altri magistrati, che arrivano fino in Scozia o in Germania, dove a differenza dell'Andrangheta i casalesi non hanno ammazzato nessuno e quindi non sono conosciuti. Ma soprattutto nell'Europa dell'Est, in Polonia e in Romania, dove hanno acquistato aziende, tenute e immobili. Da quelle parti è anche più difficile intervenire sotto il profilo giudiziario, perché non tutti quei paesi hanno trattati bilaterali che consentono estradizioni o riconoscimento stesso del reato di criminalità, di associazione mafiosa. Del resto, che non fosse più un problema legato al Sud e la Campania in particolare, era chiaro a tutti da molto tempo. Per esempio, c'è la mente finanziaria del clan Zagaria, Pasquale Zagaria, detto Bin Laden, che grazie ad un imprenditore di Parma arriva a comprare e costruire da Parma fino al centro di Milano. C'è Raffaele Diana, detto La Filotto, l'uomo di Sandokan nella provincia di Modena, arrestato di recente. I suoi uomini gestiscono locali a Carpi e a Castelfranco Emilia, mettono le mani sugli appalti della zona e chiedono anche il pizzo agli imprenditori, anche da dentro il carcere di Modena nel quale sono rinchiusi. Nel maggio del 2007 sparano alle gambe a Giuseppe Pagano, un imprenditore che non paga e anzi denuncia, nel suo cantiere a Riolo, vicino a Castelfranco Emilia. I casalesi fanno affari al nord, nel resto d'Italia e all'estero. Però bisogna sempre ricordarsi che non sono imprenditori, ma criminali. I loro soldi facili inquinano l'economia legale avvelenandola come un virus. E i metodi restano sempre gli stessi. Il controllo del territorio, nella terra dominata dalla dittatura armata dei casalesi, non significa sviluppo, ma morte. Michele Landa è un metronotte di Mondragone, una guardia giurata che ha l'incarico di sorvegliare un ripetitore telefonico a Pesco Pagano. Non è un bell'incarico, la zona è una brutta zona di criminalità, di spaccio e di prostituzione. E quel ripetitore aveva già subito un attentato quando stava ad Aversa nel 2005. Avevano ucciso un'altra guardia giurata, Nicola Sammanco. Michele Landa se ne sta lì, davanti al ripetitore, nella sua macchina, da solo, e ha paura. Però gli mancano soltanto 2 mesi alla pensione e dopo potrà tornare in campagna, nel pezzo di terra che lavora tutti i giorni per arrotondare lo stipendio. Il 6 settembre 2006, quando mio padre doveva rientrare alle 6 di mattina dal turno di notte, mia mamma verso le 7:30 si incomincia a preoccupare visto che non rientra, mi chiama subito e io cerco di rassicurarla, sicuramente starà al bar, non ti preoccupare. Intanto provo io a chiamarlo sul cellulare, rispondeva home, telespento. Allertati, ci siamo messi subito in movimento, la prima cosa che ho fatto è chiamato la centrale a Caserta, dove mi diceva che loro non avevano notizie, adesso si sarebbero informati. Michele Landa è morto. È stato ucciso nella sua macchina, che è stata portata via, incendiata e gettata in un fosso nelle campagne di Mondragone, dove viene ritrovata 4 giorni dopo. I familiari di Michele Landa ricevono i suoi resti un pezzo per volta, a mano che vengono fatte delle perquisizioni nella macchina, e devono portarseli via in una scatola da scarpe. Ci ritroviamo il 27 settembre con tanta gente che ci sta accanto, ci manifesta il loro dolore, manifesta il bene che volevano a mio padre, ma non c'è nemmeno una figura istituzionale che rappresenti l'istituzione. E qui si va a rafforzare quella mia idea che noi viviamo in un posto dove lo Stato non c'è. Perché Michele Landa è morto? Perché attorno a quel ripetitore giravano troppi interessi economici? Oppure perché volevano farne un cavallo di ritorno, rubarlo e chiedere il riscatto per la sua restituzione?
In ogni caso, Michele Landa è morto perché è così che si vive e si muore nelle terre dominate dalla dittatura armata della mafia. Mi fa piacere raccontare la storia di papà per dimostrare a tutte le persone, per bene come noi, com'è facile trovarsi coinvolte nella camorra, in una terra dove non c'è nessun diritto. Questo è il messaggio che voglio mandare a tutte le persone della mia terra, dove viverci insieme non è solamente guardarli da fuori come spettatore, ma prima o poi ti ci trovi coinvolto e poi devi dare tu giustificazione agli altri perché è successo proprio a tuo padre. I casalesi, nel senso della camorra di Casal di Principe e dintorni, ci sono. Ma ci sono anche gli altri, i casalesi, nel senso delle persone che vivono a Casal di Principe e dintorni e non sono criminali, anzi, non sono neanche indifferenti, ma si danno da fare per restituire a quella parola, casalesi, un significato pulito. Ci sono i singoli e ci sono le associazioni, come Libera o l'associazione Don Peppino Diana, iniziative culturali, ma anche cose concrete, come il recupero dei beni confiscati ai casalesi, quelli cattivi, per restituirli a quelli buoni attraverso una gestione per la collettività. Abbiamo chiamato il ristorante NCO Nuova Cucina Organizzata. Noi partiamo da un presupposto, questa terra è fatta di persone dove tra di loro non ci sono problemi di socialità, di stare insieme, di dialogare, di condividere le difficoltà. Allora andiamo a recuperare quelle che sono le forze del nostro territorio, le cose positive. Quindi puntiamo su questo. Non è un compito facile, perché la lotta qui non è soltanto contro il dominio militare del territorio, ma contro un'abitudine, una mentalità, una serie di valori che fanno del camorrista ricco e temuto un esempio da imitare e un modello da raggiungere. Siamo dei cittadini caparbi che tentano di trascinarsele dietro queste istituzioni e qualche risultato lo stiamo ottenendo. Questo percorso di cittadinanza attiva che vuole in maniera forte, determinata, comunità alternative alla camorra inizia ad avere i propri risultati. C'è un altro nemico da combattere ed è l'indifferenza. Ma l'indifferenza di chi sta lontano, di chi vive da un'altra parte e che pensa che tutto quello che succede laggiù, a Casal di Principe e dintorni, nelle terre dominate dalla dittatura armata della Camorra, tutto sommato non lo riguardi. Che un morto in più, un sindaco minacciato in più, un arresto in più, un sequestro di beni in più, tutto sommato non faccia notizia. Finisce la nostra storia, quella che stiamo raccontando noi, perché la storia dei casalesi, della mafia della provincia di Caserta, ancora non è finita. Non è finita per Lorenzo Diana, che da 14 anni vive sotto scorta, da quando i casalesi l'hanno condannato a morte per la sua attività politica. Non è finita per Renato Natale, l'ex sindaco di Casal di Principe, che la scorta non ce l'ha perché ci ha rinunciato lui, per continuare a fare il suo lavoro di medico tra gli immigrati. Non è finita per Rosaria Capacchione e per Roberto Saviano, che sotto scorta ci devono stare per paura di essere ammazzati. E non è finita, naturalmente, per tutti i casalesi per bene che vivono sotto la dittatura armata della Camorra. Dico le nuove generazioni che stanno in quelle zone, nei miei paesi vicino, di non guardare queste persone con ammirazione, no. Sono dei cani, come io ero un cane. E questi sono uguali, non c'hanno coraggio, non c'è rispetto per niente, per nessuno, né per il territorio, né per la gente, né per il prossimo. Non c'hanno rispetto neanche per le loro famiglie, per le loro mogli e quant'altro. Non è potere, le persone non ti rispettano perché tu sei una persona, no, ti rispettano per la paura. Ma forse un modo per finirla, questa storia, ci sarebbe. Sarebbe quello di non lasciarle sole quelle persone a fare gli eroi. Un paese che non ha bisogno di eroi è anche un paese in cui eroi sono tutti. Sinceramente e naturalmente, in cui tutti, e non soltanto qualcuno, vengono fuori a dire Iovine, Zagaria, Schiavone, ma anche Riina, Messina Denaro, e i signori dell'Andrangheta, e i politici corrotti, e i funzionari infedeli, e gli imprenditori senza scrupoli, che avvelenano la terra, l'economia e l'anima della gente. Ecco, dirgli a tutti, non siete niente, non valete niente, andatevene, questa terra non è vostra.